Intanto faccio un sondaggio. Voglio faccio vedere io se vuoi. Che ne pensa? Ce l'ho sotto mano se vuoi. Eh, se ce l'hai sotto mano, farlo tu. C'è cioè, te l'hai preparato? No, ce l'ho sotto mano, sono il gestore streaming. Ah, allora, detto... vabbè, vai. Parlo tu. Si, sì, faccio io. <coughs> Ragazzi, ma ne parliamo. Eh? Quindi calmatevi. Sì, allora, voglio... voglio partire dalla chat stasera. Finale, sì, no No, rispondo pure io Vai Anzi siamo. facciamo soddisfatti Perché sennò Durata facciamo 3 minuti dai Però il punto interrogativo? Ok Vai iniziamo così Grazie a Claudio così... per i 5 euro. Siamo 473 spettatori, comunque. Sì. Wow. Grazie. grazie a tutti. Grazie, Claudio. Votate, votate, votate. Ma se faccio visualizzare i risultati, io non lo interrompo, no? Grazie, Claudio, grazie per essere stato tutti questi 5 anni. Uh, è un po' difficile iniziare a parlarne. Vabbè, mi dici un po' cosa ne pensi. Cosa proprio la prima impressione che hai? Che come ti no, lasciato la, la prima impressione vabbè, inizio positiva. io inizio sì, io. Inizio. Vai, vai. Io, sono rimasto, io sono rimasto estremamente deluso da questo finale che è molto cioè lascia molti buchi anzi ne crea, crea delle strappature per le proprie una in particolare è bella rossa ecco quindi io non a me non è piaciuto per niente anzi intanto caverna fomenta so che votate cazzarti. mi raccomando votate lo sai no, io... come sì, sì, allora, allora, col tempo ci, ci arriviamo a quello stadio lì magari faccio il prima sì. ante che penso grazie a Shorts. grazie, We... no, grazie shorts. Regalato... no perché mi ha dato a Willy... da Sh ah, Shorts cristo <ride> mi deve dare soldi quello grazie willix grazie grazie willix e bentornato a Shorts e vabbè dite voi la vostra prima Elaborate un po'? Eh, sì, no, la prima troviamo. impressione come capitolo in sé secondo me è scorso bene. Però adesso inizio a, a ripensare a tutte cose. Kenzo, tu invece? Tutte cose. Ackerman, Sì, Jagerman. mi fai un attimo un recap, perché io, io sono confusissimo su Ackerman. No, praticamente una delle cose degli Ackerman, praticamente una delle cose principali eh, de del background degli Ackerman è che non... il progenitore non può eliminare le loro memoria. Le loro memoria. Forse c'è una spiegazione. Eren non gliele ha rimosse del tutto. Cioè, non è che loro non si ricordavano per niente gli ha nascosto un ricordo però non gliel'hai cancellato gli, si, si è ripalesato dopo la sua morte ma non gliel'ha cancellato. Però... Stand... No, cancellato cioè l'ha messo in stanza probabilmente cancellare cioè dice proprio che gliel'ha cancellati a Darby dice no oh, ti cancello le memorie e forse ti ritornano dopo è, che una è una traduzione è una traduzione che non è fatta diciamo con le tempistiche giuste magari un adattamento un pochettino Uh, è uscito anche la versione giapponese quindi possiamo confermare però um, se ci potrebbe è, essere è anche cancellare proprio nel senso di magari rimuovere cioè, i non. comunque è sempre una manipolazione dei ricordi che lascia il tempo che, che cioè comunque come nascondersi dietro un dito questa è una regola che va a sovrascrivere una cosa fondante di tutto shingeki ma a caverna alla fine non c'era nessuna realtà Infatti, parallela, eh, quindi diciamolo... Eh, diciamo te, Le cose come realtà, la realtà parallele del cazzo. No, eh, sì, appunto, un cioè alla fine... Il, quel pannello lì del capitolo 120 era meme e basta. Era già chiaro, ma con questo capitolo... Eh, cioè non, non c'era proprio nulla. Meme e basta. Le, le parallele non ce ne sono state. Semplicemente sono i pazzi quelli. Così come ha parlato con Trombite uh, Paz, uh, a tutti gli Eldiani, il 123. E poi singolarmente, io sono. Oh, C'è una cosa: non, cioè non stiamo qua a parlare di quello che non va, non va. Parliamo un attimo di una questione proprio soggettiva del tutto, eh, o anche oggettiva. Comunque, a voi, il capitolo vi è piaciuto? Intanto rispondo alla tua domanda con il sondaggio della chat che è finito. L'80% dei votanti, ovvero 178 persone, hanno detto sì. Uh, il 20%, ovvero 44 persone, no. E io sono uno fra di quelle 44. Ok. Comunque rispondo a Club Calvi che dice: sé sarebbe capace di criticare. Oti perché i giganti non sono realistici non è vero niente anzi a me uno dei motivi, io uno dei motivi per cui ho iniziato il Shingeki è proprio perché c'erano questi giganti che avevano Lo questo dicendo, fascino sensei, sei un haider, sensei, vattene, sì, sei 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 Che ci fai qui? sei sei un hater, senza fino fino al 138 sei sei è un haider, giustamente Giustamente. dicendo per quel quel grottesco grottesco giganti l'ho iniziato iniziato quindi quindi, no, uh, mi spiace spiace renderti conto Comunque, ecco, parlando del Spy, personalmente io sono molto molto deluso, estremamente deluso. Ok. Ok. Io vabbè, Alex tu? Io sono soddisfatto sinceramente, cioè molte delle cose che magari fanno storcere il naso non sono cose rilevanti per la trama o cioè magari sono cose lasciate in sospeso, non, non c'è dato sapere se magari Shingeki Magari è un progetto che continuerà sotto qualche forma per mano di un altro autore, magari potrebbe anche essere, più che altro, ci sono dei punti che secondo me sono lasciati volutamente aperti per lasciarli alla libera interpretazione dell'autore. Tipo i Fritz, che questo capitolo non c'è per niente. Che ti dici dov'è finita, che, che fine ha fatto. E magari tu lo, lo pensi, insomma. Cioè, però è dare te una tua interpretazione. Su alcune cose, io ho trovato la mia interpretazione, tipo sul discorso del loop e degli uccelli. Il loop. Mia da... Ma Il mi loop. confermate che ha confermato la teoria del loop. Eh, io un po'. La prima volta che l'ho letto, lì ho registrato. Ho legiquittato re tre volte in questo capitolo. Prima, quando sono arrivato a quel pannello lì. La seconda volta, quando sono arrivato al pannello in cui tutti gli Eldiani perdono... Cioè, tornano il, tutti i giganti tornano Eldiani. Anche se avevo detto che tutti gli Eldiani tornassero giganti, però non era quello il modo in cui mi aspettavo di essere umani. La terza... Il terzo Rage Crypt quando si vedono uh, gli amiconi in veste da, da diplomatici. Ma io... E... Vai, tenzi, vai. Comunque stavo dicendo. No, io leggendolo ho un po' inteso quella parte lì come se. In realtà Eren li stava intendendo che si metteva nei panni del progenitore, che vedeva che aveva visto tutto, e quindi, diciamo, lo vedeva dalla prospettiva del progenitore. Cioè, proprio quel momento l'ha vissuto, ma non l'ha potuto invadire perché è già successo. È andato in quel modo lì. Però non lo so, in realtà, eh, cioè, quella cosa lì non, non ce l'ho ben chiara neanche io, di, di Dina. Eh, onestamente non era così necessaria per la narrazione. Quindi... Eh, eh. Perché metterla? Cioè, io potevi evitarti l'esayama e non... Ti vedevi un impossibile impiccio perché è un impiccio questo. Però, però. Ad averlo lasciato in vita e fatto andare le cose così sono stato... Non l'ha neanche detto, eh. cioè, proprio non, non avevo neanche avuto il coraggio di scriverlo. Ma... Però comunque lui dice che la sua testa è un casino, quindi potrebbe effettivamente aver avuto l'impressione di essere stato lui, ma magari invece era solo il POV del progenitore. Quindi... Sì, sì, eh, magari è l'interpretazione che fa. È un po' soggettiva, è molto soggettivo questo saperlo. L'interpretazione sì, che, che fa a coincidere tutto è questa: cioè che lui si fosse messo nel POV del progenitore, quindi l'ha visto proprio quel momento, ha detto non potrò fare diversamente nel senso che quella cosa comunque l'ha già successa quindi però eh, vabbè magari aspettiamo una traduzione più precisa però se mi dici che ad aver fatto andare così le cose sono stato io c'è un po' di differenza tra non ho potuto farci niente capito? Eh, infatti è una cosa su cui bisogna poi discutere per bene perché sì. io oddio, le idee non sono chiare e io non voglio pensare che Isayama abbia davvero, proprio nel 139, mh, strappato così tanto la, 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 una narrazione così so, solida. Anche col fatto degli Ackerman, perché la cosa degli Ackerman dice, sa dice chiaramente che, eh, che le memorie sono tornate, quindi fa intendere che le sono state cancellate prima. Submit! Grazie, Diego. I primi certi dicevano che grazie mille, grazie, grazie Diego. Grazie grazie. Primi, in certo dicevano che se è un sogno o comunque una, una visione che gli ha fatto vivere Eren, allora non valgono come ricordi. Però, comunque lei è una cosa che l'ha vista. No, no, no. Sono è quella ricordi, cosa lì. Non è, è un ricordo di una cosa che è successa nei pazzi, cioè, cioè quella cosa del 138. Quel, quella sequenza lì si conclude con Eren che sai, si fa il viso gli si. Uh, gli si rovina per le, le, con i segni del, della trasformazione gigante prima i segni sotto l'occhio poi quelli vicino alla bocca la stessa cosa è successa in questo capitolo con Armi quindi è lo stesso fenomeno che è successo nei Paz per cui non è una visione è una cosa, un ricordo quello di una cosa successa nei Paz aspetta però il mal di testa di mica se non è per no, no non c'entra nulla quello è mi eh, ricordi che stava cercando di mandargli Eren? Di mandarle, a Eren? Mm. Comunque, io dico, ragazzi, secondo me ho parlato. Dico che il capitolo non posso non dire che non mi è piaciuto. Cioè che mi è pe... No, non posso non dire che mi è piaciuto perché il capitolo mi è piaciuto un bel po', Ma davvero... cioè, a livello... Davvero a livello emotivo parlo, non tanto per le questioni logiche. Eh, se fino o meno, però mi è piaciuto un sacco per quello che mi ha trasmesso eh, a proprio a livello emotivo parlo, sarà pure l'attaccamento all'opera, all sarà pure l'hype che avevo eh, però l'ho trovato forse un pochino, un pochino frettoloso nella seconda metà o almeno nell'ultimo atto, quello dove c'è il time skip eh, che come dire ti fa vedere un attimo in generale la situazione, piccolo recapino per far vedere che succede sull'isola eh, vediamo un attimo i protagonisti che fanno e tutto mi è sembrata molto precipitosa quella parte eh, almeno io pensavo comunque che come dire cioè, avrei voluto che fosse, stato, che fosse concesso più tempo eh, all'aftermath all eh, eh, però però sì ho tanti, ho tanti dubbi su quello, su quello che ho visto, ma a livello emotivo il capitolo mi ha convolto un bel po', meno, meno sto quel punto di vista, mi è piaciuto un sacco. I dubbi che ho comunque sono la questione degli Ackerman, cioè più che altro ci sto ancora ragionando sul fatto che praticamente a Mica si sono riattivati i ricordi, non ho ben capito eppure la, la, la cosa, cioè, il discorso di Eren, perché come dice Sensei il discorso di Eren fra, fa presumere che sia stato lui a voler far andare le cose in quella direzione e non che il tutto fosse già scritto e lui si è semplicemente lasciato guidare, eh, il, che, il che un po' rompe la logica che ci eravamo fatti noi del, come dire, del, del, di Shingeki. Eh, della timeline di Shingeki. Shin Shin Quindi sì, alla fine sono questi i miei dubbi. Poi, comunque, prima ho un po' cringiato con Eren che dice mica sa devi essere mia, que quella, allora, quella, allora, quella cosa là. Sì, sì. Non è, cioè, non, insomma, non è che voglio dire che è brutta, però è, è strano perché Eren cioè, proprio a comportarsi in quel modo lì a esternare così tanto i suoi sentimenti. Cioè, ad essere così tanto prepotente nei confronti di Mica non ce l'avrei mai visto, ma non perché eh, non ha mai mostrato amore nei suoi confronti. No, perché cioè, non lo vedo come un comportamento da Eren. Sì, eh, sì. Quello è il discorso. Eh, cioè, WIRX dice che sono le parole di uno prossimo alla morte. Però, uno prossimo alla morte non è che sta a pensare alla figa. Nel senso, sta a pensare che tra poco muore un po' non lo so e, e poi la parte finale in cui c'è Rainer post depressione li ho storto un attimo il naso però comunque c'è da considerare che sono passati degli anni, avranno vissuto dei cambiamenti avranno finalmente elaborato il tutto, avranno capito quello che c'era da capire, però ripeto questa cosa qua secondo me andava and, andava da un Vaffanculo, caverna. Vai affanculo. Eh, eh, la cosa comunque di, di vedere i personaggi. Sì, sì, va bene. Eh, la cosa di, di vedere i personaggi. cioè l'avrei voluto vedere un po' di più. I personaggi dopo gli avvenimenti. Perché avrei voluto sentire Rainer che dice: Oh, no, finalmente ho perso tutti i cazzi. Posso stare tranquillo piuttosto che vederlo proprio di, di punto in bianco che mi passa dal Reiner depresso al Reiner che dice oddio mi devo trombare storia, mm, sniffo questa carta che sa di storia, cioè, capiamo no? Sì sì sì, no è vero, cioè questo capitolo praticamente svaniscono tutti i personaggi tranne Armin e Mikasa Mikasa era stata in primo piano nel capitolo precedente, in questo capitolo è Armin che è il protagonista di, di Shingeki eh, questo capitolo è una, non, proprio non, non mi è piaciuto anche per questo. Perché quella quella coralità che comunque c'è in tutto Shingeki si ha sempre se potuto usare lo spazio di personaggi. In questo capitolo, no, c'è Armin che ha un ruolo incredibilmente enorme. fa di tutto lui nel capitolo, il protagonista, praticamente, Vabbè, qual è il problema di quello? Non ho capito. No, il problema di quello è che prende spazio per le conclusioni degli altri personaggi, tipo quella di Rainer, che invece è un protagonista. È, un altro, è la protagonista dell'altra fa, fa, faccia della medaglia. Cioè, uh, dando troppo spazio al personaggio di Armin ha tolto lo spazio per altri personaggi che invece necessitavano di una conclusione, come per esempio Rainer, che è buttato così a caso. Rainer, che era un. Chi si chiama stesso, nel, nel, nel guidebook Book Answer. No, carattere Encyclopedia aveva detto che era un secondo protagonista praticamente Attualmente è un secondo protagonista Il protagonista della parte di Marley non, è, non si conclude non si per Ma così per la depressione in che se ah era, ok no stavo a pensare ad Armini no ok, okay va bene no 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 È che no eh, si conclude? no è no no non no 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 Secondo me, come conclusione sua ci sta il fatto che sia tornato ad essere il Rainer che avevamo visto all'inizio manga. Però eh, a, me che, a me quello che mi manca è il passaggio dal Rainer depresso al Rainer Happy, è quello che mi manca, eh, capito? Eh. No. Cioè, questo non è concludere un personaggio, è semplicemente cerco vedere in un altro stato, così, senza alcuna transizione. Che poi è uno stato che comunque va abbastanza contro col suo costrutto di tutti i capitoli precedenti della, tutti della saga di Marvel. Cioè... Reiner che dice eh, io, salvo, io voglio, diven voglio diventare un eroe bambino intendo io voglio diventare un eroe farò i miei genitori felici così così, così. Ah, ragazzi e alla fine, allora cioè, me lo molto male scusa senza sensei cioè, me lo tratti malissimo tre anni quello che sto dicendo è che è giusto che i personaggi in tre anni siano cambiati adesso vi prendo a cazzo in bocca è giusto che in tre anni i personaggi siano cambiati perché devono cambiare in tre anni hanno vissuto di tutto e di più il discorso che quello che dico io è ave, avrei voluto vedere un minimo di più i personaggi che cambiavano. Proprio il cambiamento, cioè la, lo svolgimento del cambiamento piuttosto che il cambiamento alla fine, perché cioè, sono comunque personaggi che hanno affrontato l'ira di Dio e eh, fammeli vedere dopo quell'ira di Dio, che cazzo, stanno a Dio, che cazzo, devono fare, che vogliono fare, è quello il discorso non è che dico sono passati tre anni non è giusto che siano cambiati no grazie a cazzo devono cambiare dopo tre anni pure un timeskip gigantesco però porca puttana se a parla di Reiner non è che si a parla di Banana che la vedi per cinque capitoli poi te la vedi dalle palle c'è sti cazzi di Banana e qua siamo a parlare di Reiner porca puttana Sì, eh, io concordo con quanto detto eh, leggo un commento che ho perso di nuovo, ah sì. E non dimentichiamoci che la crew. Grazie a Even con le lacrime perché si è sacrificato senza menzionare il futurissimo fatto che abbia fatto il peggio un ci di sempre. Un'altra cosa che non mi è più dispiaciuta è che Eren è un santo in questo capitolo. Oh, Rener, eh, Rener, sì. Eren, brutto figlio di puttana ce l'hai fatta. Ce hai ci hai tutti. Wow, Even, eh, è diventato così. Il l'eroe il, il, un... che tutti meritavano. Eh, ah. Questa è una cosa che non mi è piaciuta del personaggio di Eren eh, Isoyama. Non lo so, con la gestione dei personaggi c'è stato fatto un po' un casino in questo capitolo secondo me. E il fatto che fosse l'ultimo capitolo, in questo finale, Eren è un cristo decadente. Ricordiamoci: tutto questo sì, casino sì. per tre maiali, eh, come scriveva primo Jacopo, Jacopo 12: tre maiali. Tutto sto casino. Uh, vabbè, siccome siamo in, in tema, Vabbè, RN. sì, poi in tema Eren, io sto passando gli altri, cioè sto leggendo il commento di, di, di Archimede, Yelena, Falco, il Vermone, oh. i colossali. Se io non mi sa di no, vabbè, Yelena, su, secondario, vabbè, dai, ci, ci stanno a vederla. E sì. il Vermone l'abbiamo visto in quella tavola lì che evapora quella cosa, che credo che sia il, il centipede. Falco, tasto dolentissimo, io mi sono ho riscuitato quando sono arrivato alla tavola in cui il potere si dissolve perché Gavi si è effettivamente salvata con un Deus Ex Machina e non con... cioè Falco non ha... Non ha... Ah, dici per la promessa? Sì, non l'ha tenuta. Non io io mantenuta. Ripeto, là ci può pure stare perché dici non tutte le promesse si possono mantenere, è una, una È una filosofia che secondo me ci può stare alla fine, traspare questo Sì, sì ci sì, può sì. stare tranquillamente come cosa. Però, Però fosse... non, 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 non traspare perché in realtà non trasparirebbe se avesse, il finale sarebbe stato un altro e soprattutto se Isayama avesse dato diciamo, un adito di, di, adito di voler concentrarsi su quella cosa lì. Ma a prescindere, c'è cioè, una cosa che aveva citato pure nel 136 ma l'ha lasciata così appesissima. C'è un sacco di cose che ha lasciato appesissima Isayama tra cui i Hunt. È um. successo. Ma io sono un attimo Vabbè, Zik dubitante Zik si, è, Zik si è concluso. Zik come... si è concluso ed è stato uno possiamo dirlo, uno di quei personaggi che ha avuto un'evoluzione una gestione incredibile. Probabilmente a questo punto è uno probabilmente il migliore dei personaggi, visto come sono conclusi tutti gli altri. Assurdo che li aveva via con Gabi Falcone Jankovan. Sì, comunque Zeke è morto prima che le cose iniziassero a, sì, sì. a decadere. Ha detto, vabbè, io, eh, ho vabbè, dato ho capito dove mio... vanno le cose. <ride> Lì vai, ammazzami. No, no. E poi eh... è fatto ammazzare lui, eh. Sono d'accordo con Kenzo nel dire che anche a me il capitolo è passato bene perché forse dopo un capitolo abbastanza pesante come risvolti, che... qual è stato il 138, in questo. È normale che magari no, una prima lettura. Sì, tutto il titolo positivo, porco due. Hai capito? Quindi ci sta che. Cioè, mi, mi è piaciuto per questo motivo. Però ora iniziando a, a valutare le varie. Situazioni. Perché vanno valutate. In certo prima dicevano che. Si, si, stiamo esagerando. Cercando però... Pro nel, stiamo cercando il pelo nell'uovo. Stiamo parlando di Shingeki. Se stiamo parlando di One Piece, non, non staremmo a fare questi discorsi. No, mi distorcio. Però stiamo parlando <ride> di Shingeki. E gratuitamente. One Piece è <ride> un manga di sempre, mi distorcio. Sì, sì, sì. Ma, capace, ma guarda, ora credo seriamente che io, io faccio un finale migliore di Shingeki. Eh, con One Piece, allora me lo aspetto questo. Mi aspetto che io, agli ultimi capiti di One Piece, dico: Ma questo è bello questo fumetto, eh, cioè, lo stesso. Ma bella <ride> E quindi stiamo parlando, non perché stiamo cercando di fare le pulce Shingeki, che per me rimane comunque il manga che al momento è il, il, il mio preferito, almeno soggettivamente tra, quelli, tra i pochi che ho letto, però comunque è così. Quindi adesso iniziamo a parlare del... Ciao Jade. Non è che De... cioè, noi abbiamo dei dubbi, è quello il discorso, Ant. Sì. Abbiamo dei dubbi, perché abbiamo appena letto il capitolo, ci sono delle cose che proprio non ci arrivano nel... proprio non capiamo. Il mio discorso è... Il mio primo dubbio, quello che sta in cima. Anzi, sono, sono due per di merito. Eh, sì, sì. Io in ti stavo per citare anche l'altro. Anzi, facciamo che sono tre. Tre. Allora, di Livene parliamo dopo, perché adesso voglio concentrarmi su due più importanti. Volete iniziare dal Sogno di Eren, che è rimasto una cosa così... Uh, <ride> così. <ride> oppure vogliamo passare al personaggio di Eren, che a quanto pare devo rivalutare e ridimensionare, perché non stava avanzando... Devo... Devo modificare gli appunti, Sensei No, no, no. Sì, sì. non è tanto il discorso delle regole, è il discorso che... Boh, forse... Sinceramente mm... non so quale cazzo sia il problema. Ti dico la verità, non ho più quali idea. No, no, non stiamo, eh, stiamo parlando delle regole. Non è no, il discorso no, regole, no. capito? È proprio il discorso che ci, ci mancano alcuni, alcuni elementi che ci aspettavamo di vedere nel capitolo, nella, proprio nell fi nella parte finale dell'opera. Sì, sì, no, ci sono proprio alcune cose che... Isaiah ha una... mm, avanzato con la consapevolezza di farlo non perché voleva essere fermato, ma e non perché voleva riunire il mondo. Quindi queste due situazioni sconvenienti, ce le siamo tolte. Però l'ha fatto con la consapevolezza che così facendo eh, i suoi amici, eh, testuali parole, sarebbero diventati gli eroi che avrebbero salvato la razza umana dall'estinzione. Sì. eliminandolo sì. in modo che gli altri venissero visti come i salvatori sì. non io credo io... sia un mio uh, errore di valutazione del personaggio di Eren se io finora avevo pensato a un Eren il cui senso di esistere era unicamente avanzare senza nessun altro fine Così, così mh, calcolato, sì, sì, sì cioè, nessun'altra intenzione. Eren doveva farlo perché era l'unica strada che lui poteva percorrere. E... <ride> e nel farlo, si è sentito libero. Ha pullato le luci. <ride> penso che sia finito di vedere. Code Geass. Adesso capisco quando la gente dice ha pullato le un no, Lelouch. Non, non, non sono d'accordo con quella, ha pullato un le Lelouch, non si è affatto d'accordo io. Sì, Archimede Chimera, l'ho letto il tuo messaggio, non sto, non sto riferendo a quello lì, ma proprio c'è un coso dietro che sta evaporando. E quello, il, il centipede. Non è chiaramente un coso ingombrante dietro che sta, che ha la forma del centipede. Eh, che cos'è? Centipede, devo, devo un pensarci. No, no, devo pensarci su questo fatto di Aren. Perché no, non siamo. Non siamo messi male. No, no. Perché comunque il... si è scoperto che aveva un secondo fine. Però questo secondo fine era comunque incluso nel suo. Sì, no, bisogna ragionarsi proprio per me, bisogna bisogno di Eren perdere un po' di smalto con questo capitolo. Cioè, oh, se dovessi fare una tier list così a, um, sul momento, uh, lo metterei, metterei. tutti sotto zik. zik. Tutti gli altri lo guardano da c'è cioè Martina Felli che ti sta puntando il ferro da casa sua. anche se non sta Sì, sì. No. No, però non ho detto nulla di... sull'IVI, eh. Cioè, però per per è vero. No, in realtà Levi è stato il protagonista dell'unico vero momento che mi ha emozionato del capitolo. Quello mi è piaciuto davvero tanto. Posso dire che Levi, nonostante dovesse morire chissà quante volte, sono felice che sia rimasto in vita fino alla fine per quella tavola lì, come dice Sensei. Davvero una bella tavola. Sì, sì, è proprio espressiva, è bellissima. No, quella tavola è Lì è bellissima, sì sì con lui che va che ti salutano con i compagni. Sì, sì, mettiamo in chiaro che doveva morire 30 capitoli fa, forse, però quella tavola là, secondo me, è bellissima. Stavo per mettermi a piangere mentre guardo quella tavola. Sì, sì, sì. Davvero incredibile quella cosa lì. È resto l'unico momento realmente incredibile del... per me. Cioè gli altri momenti incredibili in realtà No, io tipo sono i miei momenti. Allora, innanzitutto il discorso iniziale tra Armin ed Eren per quando ci abbia pro dei problemi eh, mi piace eh, innanzitutto perché cozza con quello che abbiamo visto. Comunque, con quello che si era visto qualche capitolo fa di Armin che stava con Annie, eccetera, eccetera. E mi piace pure il fatto che eh, sia proprio Armin a fare quel discorso lì di con Eren. Eh, e che tra i due, cioè, quando Eren dice che mica se la vuole tutta per lui. È una cosa un pochino secondo me che ci cozza poco con Eren, però è, è bello il fatto che lo dica con Armin perché comunque il loro rapporto era proprio, cioè due che sono cresciuti insieme, che sono nati insieme, una cosa secondo me davvero, cioè, è proprio bello il fatto che Eren con lui si sentisse talmente tanto eh, in famiglia che si comportava come non si comportava con nessun altro. Poi, tralasciando cringe, non cringe. Eh, quindi secondo me quello è un, altro, è un altro momento bello, tralasciando tutti i romi che ci sono. E poi la Levi che saluta gli altri stronzi commovente quella tavola e poi secondo me la scena finale proprio la scena proprio Mikasa che è seduta lì eh, arriva sto piccione sei libero sciarpa. E la tavola finale tu sei libero no vabbè, lasciamo tu sei libero tutte, tutte, tutte le teorie di sto mondo ciao cave ciao caverna so tutte le teorie di questo mondo e tutto eh, questo ci arriva perché praticamente fa il bambino qua parte poi era in passo no, tutta puttane però la, comunque sì. la, la parte finale con Mika sarà bella e un'altra proprio che nessuno si è cagato è la tavola con Sasha per me, per sì, me sì. è stato un colpo al cuore eh sì la cosa con Stash è stata carina sì sì mi è piaciuto ma no, dei colossali non è detto che ci dovessero essere persone visto che sì, vediamo i nerfarli sì, farli sì. in quel modo particolare sì, sì anche per esempio nei vabbè sono comunque dei giganti che può creare lei, sì sì eh... An... sì ok no eh... anche perché dopo un, dopo un po' di tempo si fonde il corpo no? con, sì, con il gigante ok. Eh, Beh, no. si crea il corpo alla fine il sogno di Aren del capitolo 1 si sì, non, non niente zero uh, Ante ah, ok hai no no, no no non ho detto no, niente no Ci mio, sto... no 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 Il suo silenzio parla più è più espressivo di ogni parola. Eh, chiede Madonna Stambecca top nickname. Io non ho capito quel fatto di Bertolt e Dina neanche noi, neanche noi. È cioè, una cosa incredibilmente. Oh, speravo, speravo che no. me lo spiegassi tu. Porco, giusta. No, eh no, no. Aspe aspettiamo un attimo la versione tradotta dal giapponese. Per... Ah, beh, il sogno di Enel è la mia ma... di Mir. Io pure penso sia stato a ambientarlo. Ma la... eh no, ma non. No, no, è no, la cosa no, che no, fila eh. di più. Cosa cazzo può essere? Se sì, no? ma... Eh, ma non l'hai mai mostrato. Eh. Punta, ah, vabbè, ok. Non è no, così no, esatto. no ma la, la siamo d'accordo. Ah, ok. Là siamo d'accordo. Okay. Però la gente dice che sia stato Eren a impiantarla ad Eren. Però, cioè... no, no, non mi è mostrato neanche questo. Non l'ha non, non, non calcolato. Sì, ha voluto sì, fare no. la, super, la super giocata del sogno di Mikasa parallelo a quello di Eren del capitolo 1. però Eren ha avuto quel sogno nel capitolo 1. Ha piante e ha detto quelle cose a Mikasa. In un manga in cui tu mi costruisci cose, su cose del futuro che tornano nel passato e che ci sono i sogni e la gente che piange, tu questa cosa me la devi spiegare non me la puoi lasciare così eh Beh, bra bravo, bravo hai fatto la, la super figata del capitolo 1 amico so perché, non avevi i capelli eh, sì, eh sì. Zena scrive un eh, bel uh, what quando ho letto il capitolo eh, ho pensato questo non può averlo scritto in Sayama, questo non è vero finale, non c'è niente di Sayama tranne il discorso della guerra fatto da Armin, però rileggendolo penso che questo è l'unico finale possibile, raga è uno shonen, queste storie hanno bisogno del boss finale morto e gli eroi celebrari. Cioè, no no ma allora, il discorso è che io non è che mi aspettassi un finale chissà quanto tragico, filosofico, cazzino il culo.com, eh, io mi aspettavo comunque un finale che chiudesse... Un po' tutto, e qua ci sono tante cose, tante domande aperte almeno per noi. Non sappiamo. E eh non è un male che ci siano le cose aperte no, perché non è male, no, no, la... no, no, più, ma più che eh. aperto, è eh, proprio... diciamo forzate proprio chiuse forzatamente. Lasciate appese più che, eh, più che lasciate aperte, lasciate appese cioè, fatto... si, si va avanti e quelle si dimentica del passato. Il fatto che tu lì. comunque mi lasci aperte delle cose, è cioè normale. Non Chissà so quanti altri autori l'hanno fatto, ma è proprio che alcune cose che dovevano essere mostrate non sono state mostrate. Cioè, sto sogno perché non frega cazzo a nessuno del sogno, sti cazzo. Nando è morto quell'imbecille, vaffanculo il sogno, però, Eh nel senso, ero il cazzo dal primo capitolo, porco Giuda. Vogliamo capire? Almeno fammi vedere anche una tavola, anche mezza tavola. Per, per dimmi che cazzo ha, ha concepito questo sogno. Fammelo almeno vedere. Porca miseria, guarda, questo è sì, un buco, sì, è oggettivamente un buco. Sì, ma questo è vero, è un buco. cioè Perché Italiano mm. ci ha fatto. Ci ha detto chiaramente nel capitolo 1 che Eren ha visto il futuro, però è finito lì. È una flexata quello, Una vera flexata c'è Alex che è morto dentro, non sta dicendo più una parola. Sì, io sto... io sto fagocitando tutto quello che state dicendo, sto elaborando anche il pensiero, ma rimango della mia idea, insomma, quello che ho detto prima. Ok. Ma... Non è solo Erin Sogni, è Johnny Fritz. Suo padre Johnny Fritz. No, perché lì no. Non, Eren non aveva lo Shinkino Kyogini in quel momento. Sì. Quindi non... Era questo il, su il super dubbio eh. che, che ci attenagliava. Non poteva aver visto il futuro Eren con le regole che conosciamo. Ed è vero che Isayama non sta così attento a, a, alle regole. Però questa è tipo la regola. Su cui ci ha fatto il giochino del, dei ricordi del futuro e tutto il resto, no? Quindi se fai una cosa così Come minimo me la devi spiegare. E non l'hai spiegata. Quindi questo è un buco. Sì? Sì. Eh... e non, non è un valido controargomentazione dire che tutti i manga lasciano cose aperte così perché noi stiamo parlando oh, dire, di questo non è così. Dire, oh, non eh, non stiamo non parlando di questo Ma... di una storia di una... che dovrebbe seguire certi regole di di, di... di narrazione e Soyama secondo me ha seguito finora perché una delle cose più belle di Shingeki per me sono eh. i personaggi non per come, solo, solo per come sono caratterizzati e per quello che vogliono trasmettere, ma per come si influenzano l'un l'altro. E quindi per come si costruiscono e crescono un po' insieme e a vicenda. Quindi non è vero che Isayama non ha mai dato importanza a queste cose. Non stiamo parlando eh. di uh, il world building di Shingeki, che non ci è piaciuto come questo capitolo. Ha concluso il world. Anzi, forse questo capitolo si è concentrato più sulla situazione che sul sui personaggi stiamo parlando di una delle cose che finora in che è stata centrale aspetta, aspetta vabbè innanzitutto ti dicono che Eren stesso dice che passato, presente e futuro coesistono ottenendo il potere del progenitore no, del, del gigante dell'attacco, scusami no, del progenitore no, del progenitore, scusami quindi quello che dici tu non ha, non ha senso quello che dico io. Sì. Non ho capito quel... il senso della. Eh, però Eren lo stava dicendo in un'altra cosa. In un altro Stai senso. La lì. Lui altro. Lì diceva che da quando ha preso il progenitore e ha iniziato a vedere i ricordi del futuro, lì lui aveva, aveva tutto: passato, presente e futuro. Però non c'entra con... con. cioè, come, come potrebbe spiegare il sogno di Eren nel... in quel capitolo? Se Eren ancora non. non aveva niente lì ma no, poi non c'è nessun contesto, non, proprio non l'ha ripresa in nessun modo Isaiama in questo capitolo, qualsiasi spiegazione possiamo dare è una nostra interpretazione che non, non è inerente a qualcosa del, del fumetto, cioè è una cosa, è proprio un'interpretazione un nostra, sì. mm, questo secondo me a prescindere da qualsiasi cosa a cui possiamo pensare è un male, perché ha lasciato questa cosa aperta Isaiama, che è una cosa invece che doveva essere... Una di quelle cose che necessitava Spiegazione Davide Grisch aveva il gigante da, da, che avanza Quando, di, nel Yoonse, momento in cui stai parlando tu. Sì, Junz è del, deluso, molto deluso. Poi Andromagat ha scritto una cosa prima che mi ha colpito: Quanto tempo fa la scritta? Aspetta, eh, la so persa, non la trovo più. Andromagat ti scrivila perché è scomparsa. Nel frattempo, io cioè, rispondo a news e dico che è vero. Io credo che, cioè, da, sin dal mese scorso che dico che Isayama. questa parte qui, quest'ultima. Eh, quest'ultima narrativa, non se l'è. non se l'è studiato bene. È andato un po, è un po' improvvisato. E questo si vede anche in questo capitolo. che doveva essere di 45 tavole. Poi ieri, sorpresa delle sorprese, è di 51 tavole. Eh, quindi. Proprio come dicevamo: c'è abbastanza spazio per tutte, per tutte le cose che devono essere chiuse? No, non c'era. Ed infatti. Intanto, vogliamo, è... vogliamo cogliere l'occasione per, per dire. Per pensare. Per flexare, il rapporto tra Eren e Darmin si doveva, si, doveva... Sì, si sì. doveva concludere con i pugnazzi. No, si è concluso in questo capitolo, anche se era precedente, ma comunque si è concluso in questo capitolo. Ant, calma, calma. Io, io nell'analisi ho scritto che poteva essere conclusa con i pugnazzi, però ci doveva essere qualcos'altro. La, mosca... La riflessione di Armi, che alla fine non è stata una riflessione di Armi, non è stato un, proprio un, un... Sì, comunque un... ci dove essere... Sì, doveva essere... Ci doveva essere qualcosa, un oggetto narrativo che fungesse da conclusione dei due. E c'è stato. Sì. E c'è stato. Dove siete? Tutti quelli che per un mese ci hanno detto che eravamo degli hater, che non ci capivamo niente, eh? Che Sensei rideva e non faceva altro. Dove siete? Vi voglio qui in chat. Calma, forza, calmati. Calma. Uno per uno. Vabbè, io se posso. Nel canto ho detto che sarebbe stato bello se Sensei avesse citato per concludere il rapporto fra Armin e Mikasa il capitolo 10. Quello in cui l'ha Armin... citato un po'. L'ha prendendo... citato un non... po'. prendendolo sì. così in un altro contesto. In un altro contesto, poi l'ha citato. E poi. Io e ho detto... sempre detto che Sensei ha un bel sorriso. Ah, sei me. Ma. Um... Poi l'altra cosa. Vabbè, fine del. Poi dopo di questo video il flex. Vabbè No, non è fine eh... del flex. Ah, no? il, il sogno di Falco è stato solo una cosa dell'anime. Basta. Non c'è stato nessuna. Nessuna per influenza porco. di Falco sul gigante che avanza. È stata una cosa dell'anime. Quindi, quando qualcuno adesso vi dirà di Falco, che è quando dice delle cose che lui volava con le spade, voi gli rispondete: No, mio caro, stai sbagliando, Falco. Quelle cose che ha detto le ha dette perché era una cosa molto meta che voleva prendere lo spettatore nella, stesso, nella stessa situazione in cui si trovava Falco. Basta niente che abbia a che fare con il gigante che avanza e con Falco. Sì. Vabbè, l'ultima cosa che dico sempre: giunto nella serie 137, ho detto che il rapporto fra, fra Eren e Mika poteva essere concluso citando il capitolo 50 inaspettatamente l'ha citato io avevo perso le speranze del fatto di rivolgere la sciarpa An sì sì sì, sì. Ah, okay. stavo pensando un'altra cosa che dobbiamo ricordare ovvero che l'anime non è il prodotto definitivo per niente e quindi quelle, quei flash che si vedono nel capitolo 1 non sono stati confermati fino all'ultimo capitolo quindi smettete di dire che Isayama sta dietro a tutto ciò che riguarda l'anime di Shingeki c'è Davide che scrive: Grisha uccide la famiglia reale sotto il condizionamento di Eren quando quest'ultimo ancora non ha l'attacco gigante d'attacco, intende. E avrà fatto la stessa cosa con il sogno. No, Grisha lì ha il gigante d'attacco. Dice che Eren non è il gigante che avanza. Però spieghiamola perché, eh, sì, capire, sì. perché la cosa del capitolo 1 non pondera bene. Lì Eren ah, sì. e Zeke stavano passeggiando nei ricordi, mm. nel passato, invece. Durante quei ricordi che Eren e Zeke stavano vedendo nel loro presente c'era Grisha. Grisha aveva il potere del gigante che avanza, che ha appunto il potere di guardare nei ricordi dei possessori futuri. Quindi Grisha lì ha visto Eren che stava guardando Grisha. E, e questo è il, il momento, ora o mi più. Quindi Grisha stava guardando Eren che stava guardando Grisha. Per questo... Grisha ha potuto interagire direttamente con Eren Nel capitolo 1 Eren non aveva lo Shingeki Quindi Eren non poteva vedere qualcuno che stava guardando Se stesso Quindi non c'era nessuno E ah, chiariamo che Eren non ha il potere di Influenzare Il passato no, E non è, è successo Sì non è successo Era... questo con Grisha, Eren non ha influenzato Grisha nel passato, è Grisha no, no. che ha visto il futuro. Ed è diverso. Mm -hmm. Quindi Eren sì, sì. non può aver eh, messo in se stesso. Sì, sì, i dici. ricordi. Non è non uno. Non ha influenzato direttamente il passato, è stato Grisha che aveva il che futuro. E Grisha che ha visto il futuro. Fine. Ha visto Grisha, ha visto il futuro e ha reagito di conseguenza. Poi, che cioè... non vuol dire che l'ha influenzato, ma ha reagito. C'è Devalini che scrive: Ricordo che il fondatore può parlare a qualsiasi diano, perciò l'eren con il fondatore a mandare indietro i suoi ricordi a se stesso da bambino, proprio perché comunque, anche senza giganti, erano nel diano. Sì, ma quello che vogliamo dire è che anche nello scorso capito potevo avere un'interpretazione tipo Imir, che per lo stesso principio qui del, del presente, passato e futuro, che sono sovrapposti, poteva portare quella cosa, eh, quel, quel sogno di Migasa al bambino. Però il fatto è che doveva mostrarci l'italiano. Lascia dopo, è quello che diciamo, è proprio noi. la schippata quella cosa, cioè non, non esiste nel, nel, nel fumetto una, una, una spiegazione che invece deve esserci, più che spiegazione una contestualizzazione esatto. di quel momento lì, la schippata proprio, non gli ho dato considerazione e questa secondo me è una cosa che non va, è quello che bene. diciamo noi. Poi c'è Andromagat che scrive Bertold ed Dina quando il colossali sfonda le mura e Bert e poi esce la croppa del gigante e Dina gli passa accanto senza cagarlo di pezza, mentre per logica avrebbe dovuto divorarlo. invece non lo fa. Lei parla forse che Eren ha fatto sì, andare sì, avanti sì. Dina. Sì, sì, che Eren ha fatto andare avanti Dina. Dina. Questo voglio rileggerlo comunque dal giapponese. Eh, però... Poi... Eh... Però anche se fosse eh, stato detto così, aspetta. Tu? facendo tu eh. ah boh Quindi. se vuoi vai eh, cioè io sto scegliendo no 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 vai no, no, fai tu fai tu fai tu sì sì eh, perché farsi sì? perché perché Aren avrebbe dovuto mostrarsi quel sogno lì nel capitolo 1 ah, possiamo mettiamo che mettiamo che può farlo possiamo lasciare a parte un secondo il capitolo 1 se no non andiamo più avanti eh no perché non, non scende lo so che non no, scende, scende ma no. dopo io ho fatto il discorso che Aerena non poteva fare questo però magari saliamo in questo eh, capitolo dalle. Cazzato, ho preso il posto di Giacotto. <ride> C'è cioè, di no. quest... no, Giacotto. È... Sicuramente è, top è top. in lutto perché eh, gli alieni hanno perso il potere dei giganti. E per questo, si, cioè il discorso. loro si sono portati avanti in quel discorso inizialmente dicendo: Non abbiamo più il potere dei giganti. Quindi, perché dovete odiarci? Quindi, Giacotto secondo me è in lutto per questo. Perfetto, l'ho sentita prima. Giacotto, anche lei non è soddisfatta del capitolo. Così, mm. quindi. Sì. poi. Cosa ne pensi? Aspetta, che... aspetta, non ho finito. Dio stronzo, finito. vai, parla. Stavo dicendo, ho spiegato che non poteva farlo. Mettiamo che Semmi in questo capitolo ha deciso che può farlo. Va bene, ha deciso nell'ultimo capitolo di inserire questa cosa. <ride> Grazie, stavo rispondendo a una persona. Facciamo che Sayama ha deciso di canonizzare questa cosa. Perché ha dovuto... perché Eren ha dovuto mandare quel sogno a se stesso? E non eh... lo sto dicendo come una provocazione, non riesco a trovare un... un motivo pratico. Non mi fa vedere questo commento. Però avanza con la minuscola. Sì, no, fa vedere pure per quello, fa vedere per la alla fine, per l'altro in maiuscolo, fa vedere un po' per tutto. No, comunque sì, non... Cioè, ecco, la motivazione che ci avremmo avuto nel momento della contestualizzazione. Quindi è proprio una cosa appesa e lasciata lì, senza Ragazzi, alcun motivo. Eren, o Eren ha influenzato il se stesso del passato con il potere del progenitore, oppure, semplicemente, è stata imir non ce le sono mostrato non lo sapremo mai a posto. andiamo avanti se no non andiamo più avanti è un buco però non è un buco di trama ma secondo me è più un buco proprio di eh, narrazione cioè proprio manca proprio il mostrare una parte fondamentale è che, però è sempre un, è un Anzi, buco più di più trama più grande, eh. Eh, ecco ora, cosa ne pensate di che Mikasa è rimasta vincolata ad un Eren morto eh, Mika rimasta, non è che è rimasta vincolata ad un Eren morto Mikasa è rimasta vincolata ad Eren perché lo ama e quella è la filosofia di fondo che c'è no, no, Mikasa è cioè, secondo me Mikasa in realtà col fatto che quel sogno proveniva da Eren c'era un contatto fra Eren e Mikasa io avrei preferito che fosse un sogno di Mikasa e basta, sogno di Mikasa, perché in quel modo sarebbe stato molto più drammatico il finale del personaggio, però non è neanche così un male. Cioè, Mikasa è uno dei pochi personaggi che si è ha avuto una conclusione dignitosa. Sì, io ripeto che mi è andata bene la conclusione di Mikasa vincolata ad Eren perché è stata lei a decidere di fare questo, quindi è lei sì, che sì. ha preso posizione. È stata questa la sua conclusione. Sì, sì. Che si è resa conto della sua, del suo status del suo stato e, e ha agito di conseguenza. Ha preso coscienza di se stesso. Tanto che c'è un sacco di domande dalla chat, e non, non velocissima. Ma invece, non ma, invece ma invece, sta lucigenia non era la vita. Che è l'unico la lucigenia ragazzi, non esiste. La lucigenia è come è, è il gimmick di Pulp Fiction, la valigetta del cazzo, me <ride> lo sai che stavo lo sai, io stavo pensando la stessa cosa di questo capitolo di Shingeki ieri sera e il 139 è il gimmick, <coughs> nel senso che il, può essere la risoluzione di tutto alla fine. Non l'avevo ancora letto il capitolo, però nelle mie teste ieri era incredibile, qualcosa di però, preziosissimo, ma non raggiungibile. Uh, io dico una cosa seria, la Lucigenia era tranquillamente risparmiabile, non c'era bisogno di buttare in mezzo alla Lucigenia sì, sì, a quel sì. punto, anzi, Davi più. Respiro al capitolo lasciando la Lucigenia fuori e magari dedicando più tempo ad altro perché la Lucigenia, ragazzi, l'ha buttata lì, l'ha abbracciata un attimo Rainer, l'ha abbracciata un attimo Annie, finita la Lucigenia. Quindi, secondo me, poteva essere benissimo lasciata fuori perché non ha aggiunto nient'altro alla trama, proprio niente alla trama, non ha portato a nessuno sviluppo, niente. E se la messa lì e basta per occupare spazio. Quindi, la Lucigenia per me. È proprio uno dei più grossi errori che ha fatto Sayama. Sì, 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 nell'ultima sì, parte. Sì, Motrasciano tutto il resto. E là non voglio proprio. non ci discuto nemmeno perché secondo me là è così. La Lucigenia è stata inutile. Sì, è una cosa di volevo... Zik che, però, poteva essere affrontata anche senza eh. la, 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 centipede, sì, cioè, nel senso, il Centipede. Quindi, appunto, il Centipede era semplicemente essere una cosa, un background. Ragazzi, la Lucigenia poteva essere. come dice Sensei. L'inizio di tutto. Ma ormai era un, un essere bello che ha assorbito. Proprio un tutt'uno col potere dei giganti. Quindi non c'era bisogno di farla riapparire così a cazzo. Stava lì a posto. Sappiamo che esiste l'Ucigenia che ha fatto Ha fatto nasce tutto. Che cazzo me la mette in mezzo così per nulla? Sì, potevano sì. eh, non poi... riprenderla nel futuro. Sì, sì, sì. che poi cioè, l'hai fatta di tornare in gioco per... semplicemente so so per farla scomparire con un Deus ex machina. Questa è la cosa del cazzo. Cioè, questo è un punto che volevo affrontare. È il modo in cui si è conclusa la cosa della Lucigenia. Senza alcun. senza proprio alcun senso materiale, mettere in gioco la, la questione della Lucigenia dello scorso capitolo. Perché? Che, che, che utilità ha avuto i fini della trama? Mm -hmm. cioè, no, io un, non siamo, senza... non siamo. Cioè, fino fino all'altro giorno ci. ci ci chiamavano fanboy e adesso siamo diventati gli hater di Shingeki oh, comunque che... Alex se vuoi parla, eh. cioè, fatti avanti eh problema. sì sì no sì. io non, uh, non... Mm. non ho commenti da fare in merito, Cioè, state dicendo tutto voi <ride> no no, eh, dici qualcosa tu eh. Eh, se vuoi dire. Se, non so, io, io ho un'opinione prevalentemente positiva su questo capitolo più che altro una cosa che magari un po' mi fa storcere il naso che ogni tanto effettivamente Alex ci fai un sorriso e ti, ti salta ogni tanto il microfono, te lo dico. Provo a fare... Adesso si dovrebbe sentire un po' più... No, secondo me devi, devi spegnere la cam. È l'unico modo. Adesso Oppure si sente la qualità della cam, Alex. Si sente meglio. Si. Ok, si sente meglio. Allora, una cosa che un po' mi faceva girare le palle, detto proprio papale papale... È il fatto che in molti nei commenti hanno urlato al buco di trama per cose che buchi di trama non sono, ragazzi il buco di trama è la mancanza di un passaggio logico tr tra cose se ci sono delle cose che sono lasciate aperte non è un buco di trama, tipo il fatto che, che ne so eh, come sono finiti tipo Gabi, Falco e Levi e con Onyanko a ammarle non è un buco di trama, non ci interessa saperlo o il fatto che tipo il discorso è che Imir sparisce, cioè, non, non, non sono cose che considererei tanto buco di trama perché secondo me sono volutamente lasciate così a libera interpretazione. Poi, cioè, sinceramente, ho visto spesso, non dico qua, dico in generale: le persone urlano dal buco di trama per qualsiasi cosa che non sanno spiegarsi da soli. Sì. C'è sì. serie, ma l'avete letto? L'avete visto? Perché questa è una cosa che viene spiegata. Cioè, vedo, vedo tante critiche molto negative, accattivite, ma su cose che sono ampiamente spiegate, secondo me. Cioè, ci sono, anche in questo capitolo, il discorso magari dell'Eren che diventa un po', eh, che da Chad passa ad essere... Regredice. Non dirlo, aspetta, aspetta, aspetta. Ok, lo sto... posso... no, regredisce, regredisce, no. Okay. Sì, sì. Prima, prima c'è stato il momento in cui ho detto le prime due lettere, poi no, non si può dire, mm. però no, non stavo per dire quella parola perché non è neanche quella parola. Nel senso, però, insomma, c'è cioè, lì uno dice ok, è forzato, perché, ma diciamo che mh, forse qualcuno si è dimenticato il fatto che Eren è comunque un adolescente in quel momento, c'ha l'età mia, Eren quello grande ok e quando di Mika non gli frega niente non è che è perché gli fa schifo avete capito ma semplicemente cioè è, è, uno, sh... allora, è uno shonen il manga ok di cosa parlano shonen solitamente sono ragazzi ai ragazzi certe cose interessano solo più avanti lui capisce solo dopo magari che lui, a lui mi piaceva e non la vedeva solo come una madre cioè non mi venite a dire è forzato il fatto che adesso lui all'improvviso... Cioè posso capire che magari uno dice ma ha fatto un po' storcere il naso, però proprio nei commenti ho visto gente ma è un buco di trama clamoroso, ma non avete mai visto un buco di trama clamoroso secondo me. No, anzi questa cosa a me non ha dato fastidio. No, ma dico appunto più che altro nei commenti ne ho viste sì, veramente sì, sì. tante, oppure pure il discorso della lucigenia che, che sparisce. Lì, magari, secondo me, sono cose che verranno viste meglio nell'anime, che ok, non è il prodotto definit definitivo, ma ci sono Ricordiamolo, cose. Ricordiamolo, che... adesso lo possiamo eh. dire con tutte le certezze del caso. Cioè, non sta scritto nessuna parte che è canonico o che altro, però ci sono cose che, e penso sia un dato di fatto oggettivo, nel manga non possono essere rese fisicamente. Nell'anime, invece, sì. Quindi diciamo l'interpretazione di quella scena di se sono i giganti, se è la lucigenia, perché secondo me quando animeranno questa parte sarà un po' più approfondita, diciamo che sarà un po' meno bucata, perché alcune cose magari si sono un po' bucate, ma non sono cose fondamentali, perché comunque qui non è che ci sono cose che non, 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 non ci si riesce a spiegare, cioè magari uno dice ma come si è passato da questo a questo, è importante saperlo? No. Soprattutto il discorso time skip, secondo me. Quindi più che altro inviterei le persone nei commenti che stanno incazzate come delle iene a darsi un attimo una calmata e magari rileggersi il capitolo, magari rileggendosi anche quelli prima, perché ci sono delle cose che si ricollegano parecchio bene e che alcuni hanno anche fatto presente nei, nei commenti prima, tipo quella croce di cui parlavamo... Che si ritrovava nel primo capitolo sull'albero è il punto in cui ci mette la lapide, Mikasa. Alla fine, mm. cioè, ci sono i collegamenti vari. Poi il discorso della tavola, del tu sei libero, che ok, non è la tavola finale. Cioè, ha cioè, si vede che ha cambiato il finale per come era, però. Secondo me, lui non ha neanche cambiato troppo il finale. Cioè, alla fine è un finale. Un po' la full metal alchemist sotto certi aspetti. No, spoiler full metal alchemist. Così. No, nel senso che. Non è che dico cosa succede, però, diciamo un finale semi-aperto. Semi aperto. Questo è spoiler dire che è un finale semi-aperto. No, no, però full metal alchemist, i personaggi li chiudi. Nella raga vuole li chiudi i per personaggi. Submit. Grazie, mille. Sì, ecco. ma alcuni, alcuni no, alcuni no, alcuni non sono chiusi del tutto. Alcuni diciamo danno degli spunti che dicono che okay, potrebbero succedere cose in futuro. Anche in Shingeki è così. Poi vabbè... Sì, no, che... però personaggi come, per esempio... Beh, non, 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 non spoileriamo, però comunque... Cioè, sono secondari sono personaggi... che li lasciati aperti, insomma. Quello sì, ok. E in, in Shingeki ci sono personaggi non secondari lasciati abbastanza all'interpretazione, come per esempio Rainer, vabbè, allora Rainer no. è un po' regredito, diciamo, a quando aveva 15 anni, che... Non si può dire questa parola. Devo trovare il sinonimo <ride> che diciamo stravedeva per storia. E ok, questa secondo me è un po' un joke di Isayama anche perché è il suo personaggio preferito. E magari sì, per non ho una... capito. Anche... Cioè, Isayama in questo capitolo si è messo completamente in line. Così, dopo tutti i soldi che ha fatto con Shinkeggi che è passata la pressione, si è dato i meme. Infatti, fai il meme di storia, fai il meme di Gian e non è più depresso, si è fatto pure i soldi. Ma secondo me questi, queste battute che mette alla fine sono proprio un segnale, proprio abbastanza esplicito. Magari uno dice no, ma che cosa un po' cringe. Insomma, che vedi, dice: No, oh, vabbè, ha fatto il meme. Secondo me è proprio il segnale che la, tutta la situazione. L'atmosfera la, la, cupa che regnava in Shingeki si è dissipata. Adesso, cioè, tecnicamente a livello proprio nel, nell'universo narrativo di Shingeki c'è un'altra minaccia, tra virgolette, che incombe, che è il conflitto con quelli fuori dall'isola. Però cioè, in ogni caso, l'atmosfera la, quella cupa, quando dicono che cioè, ad esempio, che adesso faccio un parallelo che magari alcuni diranno: Ah, sì, quello schifo. Quando nei capitoli della battaglia a Marle, quelli insomma animati all'inizio della quarta stagione, loro capiscono che l'era dei giganti è finita, cioè era una sorta di foreshadowing. Diciamo. Cioè era una cosa abbastanza palese che prima o poi i, i, diciamo, il fronte si sarebbe spostato altrove che il nemico sarebbe diventato qualcun altro perché il discorso che farmi sui conflitti è fottutamente stupendo è vero che i conflitti esistono sempre cambiano solamente chi li fa e per cosa alla fine cioè, sì, sì, sì. Oh, cioè... secondo me secondo me questo capitolo sì. ha un sacco di pregi che che, cioè, che in, non tanto in, magari in numero ma cioè, qualitativamente secondo me sovrastano di brutto i difetti perché alla fine non esiste un'opera perfetta Israele ha fatto del suo meglio poi vabbè, quando uno di... cioè, hanno detto giustamente che se metti i viaggi del tempo devi essere bravo perché rischi di fare casini. È vero. Però io resterei del fatto che, comunque, è un fumetto che comunque è stato fatto nel modo più realistico possibile. Perché, comunque, c'è cioè, il discorso, ad esempio, della promessa che non è stata mantenuta. Nella realtà difficile che ogni promessa venga mantenuta. Poi, cioè, in un certo senso, in realtà, la promessa di Faiko è mantenuta, in realtà. Cioè, perché quello che dice Reiner a Falco quando dice che deve proteggere Gabi dice che deve proteggerla dal loro futuro oscuro che è quello di diventare un guerriero di Marle e morire dopo 13 anni cosa che effettivamente non succede perché si trasforma in un gigante puro e neanche a causa di lei che mangia uno shifter è trasformata insieme a tutti gli altri poi si salva non è stato Falco a salvarla direttamente però ha impedito che effettivamente lei diventasse una guerriera di Marle è un po' e una scontazione riprendere... di un così, eh? cioè, per dire. Ehm, oh, ok, però non è, di... è salvato dal tuo destino oscuro vuol dire quella cosa specifica lì. Però, intanto siete sommati in un gigante. Cioè, comunque fare come avvisare. Ma riuscita... non sarebbe morta. Non sarebbe morta. Perché non sarebbe morta? Perché sapevi che sarebbe stata salvata dal Deus Ex Machina, per questo sapevi no, che non sarebbe No, morta. no. noi sappiamo, noi sappiamo yeah. ad esempio, che Emir, quella è eh, È rimasta 70 anni come gigante puro e non è morta. Sì, ma Non, è la non penso che si sia un Scusa bel mia. destino Io penso che ti... allora, Innanzitutto chi di voi si sarebbe mai aspettato Che nel penultimo capitolo avrebbero trasformato Tutti in giganti puri Penso nessuno, nessuno. nessuno, esatto. nessuno. E nemmeno loro se lo sarebbero mai aspettato Tipo ma adesso Falco voglio Che tu chiama, sì. a lei Di diventare Scusami, un gigante così Chi si chiama se lo sarebbe aspettato se lo aspettava, immagino che se lo aspettava. E nel, comunque nel 136 aveva rimesso in gioco quel pannello in cui, aveva, in cui riprendeva quelle parole. Cioè questa è la cosa... Che... un attimo da, da, dal contesto dei personaggi e arriviamo a quello che ha fatto Sayama. Come dice Sensei, Sayama <ride> ha ripreso questa roba due capitoli prima che accadesse. Gli ha, ha fatto dire a Rainer quelle parole a, a Falco di nuovo. Perché? Perché fare, far fare quel discorso a Livai? Sulla tra l'altro, il capitolo di Scorpius, cioè nel senso da poi prendeva proprio il senso del discorso quel capitolo, il nome del, quale, del capitolo 136. Cioè, quindi c'avevo tanto, c'era appunto tanto quel capitolo, in po' proprio su quella riflessione di Rivai. Ma, Ma secondo no, me, è... in realtà, in realtà tutti questi, diciamo, riferimenti e riprese a poco dalla fine, secondo me, sono stati tutti degli escamotage di Sayama per dirottare i fan a pensare come sarebbe potuto andare a finire oh. e lui ce l'ha messo questo è un esperienza la uscirai diciamo lo diciamo no no è vero Kaiushirai. Kaiushirai. Sì, no no solo no, no, che, no solo che questo finale non fa del tutto schifo diciamo non, no, a me no, non no, assolutamente Però in generale non ha fatto del tutto schifo questo penso no, che siamo no. tutti d'accordo no, sì no sì, io sì. in realtà non boh, non mi è piaciuto ecco vabbè, vabbè. No, ma non dico che non, deve, che non può non piacerti, ognuno ha la propria opinione, mi piace, non mi piace. Ma in generale, io vedo vengono attaccate delle cose che in altre opere sarebbero usate come l'idea de de del secolo, cioè, perché uno pensa eh, che Aisayama, che è uno shonen, che è quasi un Seinen, che è una roba più matura. Che magari uno si aspetta che sarà una roba celestiale. La Gonagai. La come cazzo si chiama quello adesso. All Urasawa, non lo so un qualcosa di un genio e magari, cioè questo è un po' un esperiente alla shonen, sì ma eh, cioè, se, se avessero fatto questa cosa in un altro manga adesso non mi viene in mente un esempio la gente non si sarebbe incazzata così tanto ma cioè, secondo me cioè, chiariamo, quindi... chiariamo che stiamo dicendo queste cose perché reputiamo Shingeki finora scritto sì, in maniera sì, questo sì. coerente almeno dal punto di vista dei personaggi ma come diceva aspetta, c'era pure un commento che dovevo riprendere. Pindalo se, se puoi. Eh, sì, eh lo è. sto cercando di chi era? Non ricordo. <ride> Vabbè, dai, non lo trovo, però comunque si poteva legare al discorso. Intanto, no, ho sbagliato. Dovevo. È <ride> così per un attimo dai, questo, che... <ride> dove finire questo Sì. Eh, sì, sì lui ci ha fatti i soldi ormai se ne frega di tutto lui come tanto... ha detto è, è liner cioè se ne sta a fare meme lui se ne frega non è da escludere che in realtà Isayama abbia lasciato volutamente tutte queste cose aperte per invogliare la gente ad andare nelle sue terme per potergli chiedere direttamente ma tu che cazzo intendevi con sta cosa Perché per poterla andare a no no scherzo. è tutta una questione di marketing e noi ci stiamo scannando come dicono so... ma cosa è oh, oh, che si è abbonato io... Punto ah, esclamativo sì. Telegram. Ti voglio nel sì, gruppo vieni. Telegram. Vieni, vieni, Junz. Vieni, vieni. Che facciamo i leggetti vocali con i sub. Vieni, vieni. Comunque, eh, sì, ma i giapponesi credo che andranno pazzi per questo capitolo. Cioè, i giapponesi piacciono queste cose qui. Vabbè, comunque piacciono, anche, vedo che stai facendo anche la ragione italiana. Se sei, No, però specialmente <ride> i giapponesi. Cioè, dimmi che i giapponesi hanno votato il 132 come miglior capitolo di Shingeki quindi impazziscono quando vedono la parte di Levi's soprattutto. Mamma mia, sì, sì, ma ragazzi, giapponesi, i giapponesi vogliono solo vedere il mondo bruciare è un dato di fatto: cioè le cose tamarre, così piacciono da morire. E anche a me, eh. Però, insomma, sì. avete capito. Comunque, eh, io avevo un'altra cosa da dire forse. Però me la sono dimenticata. Eh, in realtà avevo più di un'altra cosa da dire, però se voi, se voi, se voi avete altri argomenti, portateli. No, eh... L'abbiamo... La, vai. vai. Vai, tu, Kenzo. No, no, vai, vai, vai. Ti preoccupa. No, volevo dire... L'abbiamo chiarito per bene il discorso di perché non ci è piaciuto il modo in cui è stato trattato Rainer. o anche rivaio, o anche Falco. Sì, ma... No, cioè, sì, si è, si è, alzo, si è capito. Non capito. Non si è capito. No, no specifichiamolo meglio, perché... Lo, ecco, aspetta, il commento me lo sono ricordato. Non l'ho fisso, però me lo sono ricordato. Sono passati tre anni, Rainer è semplicemente... No, oh, così mi dissocio. <ride> <Mi risocio. ride> no, ma cosa? No, da, di, da Boku no Iro. Eh, non era Boguno Iro, però... Ah, no. sbag... Sarà stato sicuramente il... il... Sì, sì, no, no. Il correttore, il correttore, correttore no. Berghino. Yeah. Esatto. È uscito il capitolo il DJ Team, ragazzi. Ah, Andiamo a rileggere. Let's go. Andiamo a rileggere la parte di... Vai, vai, Ant. Dove? Mettilo. Aspetta. Metti eh, ma io non lo posso no. copiare qua da, da stream allora, Aspetta che lo apro. Intanto, io non a scegliere quello che stavo dicendo. Uh... Ah, sono passati tre anni. Rainer è diventato. Gli è passata la depressione. Può sì, essere, sì. sì. Ha senso farlo così? No. Allora, se, do se dobbiamo fare questo discorso, facciamo che uh, Rainer si stava mettendo il fucile in bocca. Time skip 5 anni, 10 anni. Rainer è diventato. Uh, non è più depresso. Può essere sì. Ma cosa hai co cos concluso con questo con un percorso che mi è. Cos'hai concluso mostrandomi così il percorso del personaggio? Siamo passati da così a così. Uh... Penso che spero si sia capito. La pagina è la 12: Capito il Giuge Team, Jake. ragazzi. GG eh, sì, no, eh, sì hey. G.G. Team. Eh, sì, sì. sì, Fagina 12, 12 per capire un attimo qui oh, così mi sa che si blocca tutto eh, devo fare un attimo no eh, si blocca tutto mannaggia non basta che parla con la madre cioè al massimo um... lì si è conclusa la madre la madre, ha avuto, la madre di Rainer ha avuto una conclusione più sì, puntuale sì, di, di Rainer stesso allora bravare, quel bravare. giorno quella volta non era ancora tempo di morire per Bertolt Cosa? Perciò ad averlo lasciato vivere e fatto in modo che andasse verso, e comunque lasciato un po' sì, i Tegliamo non lo vuole lui. Cioè i non vuole no, no, sicuramente. Se tu ha... cioè, si ci rendi conto no, della cazzata che sta per scrivendo. Ho detto, no, vabbè, che cazzo, che cazzo, ci metto? No, 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 ci mettiamo cosa? Ci metto un pannello di Armin che è tutto sbigottito. Cioè, chiudi su Alvin Sbigottito, F4. Vabbè, allora è la, la teoria del loop confermata. Eren che dal futuro influenza il passato per far sì che avvenga il futuro. Non era questa la teoria del loop. Un loop è questo. Ma... Questo No, è... aspetta, ragazzi, un commento incredibile. Un commento incredibile. Assurdo, assurdo. Ma non stiamo a di quello. Ma perché dovete sempre tra travasare quello che diciamo, porca puttana? Travisare mm, tra travaso quello che mi pare, <ride> cioè io, boh, Cioè Non è il discorso: non è, è che... zio, non un cazzo, non è una me hai la loro medicina. Hai la loro medicina? Oh, no, mi no sono... non ce l'hai. scopato eh sì. il culo di Sayama. Porca troia, <ride> allora non è il discorso che Rainer non è più depresso. È il discorso di Rainer non è più depresso. Siccome Dio... io ho visto un Reiner depresso per 50 cazzo di capitoli ed era un cazzo di coprotagonista Fammi almeno vedere lui che vive l'Aftermath infiammati, voglio infiammati non, Vai, non è il discorso Reiner non è depresso Cioè, grazie a cazzo che Reiner non è depresso, porco Giuda Ma per fortuna che non è più depresso questo stronzo L'ho visto depresso per 150 capitoli, basta pure, no? Però è un cazzo di coprotagonista Fammi vedere... Un minimo che dopo si siede e fa ah, a Wimmawe. Finalmente ce l'ho fatta, <ride> cioè, non... capito, no? Cioè, ma più che altro. Cioè, che Rainer si è depresso che non si è depresso e che finalmente si comporta come un ragazzo qualsiasi ben venga. Cioè, cazzo, non vedevo l'ora. Porco giuda. Cioè il mio personaggio preferito, sono so contentissimo, senza intanto è crashato. Sì, eccomi, nato. no, e stavo dicendo, Co cosa ne pensi del fatto che... Eh, Aspetta un attimo, che abbassura la qualità della gamma, se no mi dici più... Ok, cosa ne pensi Kenzo del fatto che Rainer ha la stessa chiusura di Connie? <ride> Conny non ha visto la madre. <ride> Madonna, quando è? Eh, quali... Jäger. Che... Dove sta Jäger? Ah. Oh. Qui. Hai confermato indirettamente la, la battuta di Sensei. <ride> è già molto <ride> molto considerato. <ride> Conny. Cioè, sono stati tutti appiattiti i personaggi secondari. I personaggi secondari sono stati messi ancora più in secondo rilievo. E Rainer non era un personaggio secondario. Già, di per, per sé non è un personaggio secondario. Ed è stato messo a livello di Rainer. Sì, di Connie, di Jan, di Pick. No, però mi non mi fa male John. Cosa... Comunque. Cioè, non mi male. No, John. no, no. Nel senso, sono stati messi tutti questi personaggi sono stati messi. Sono stati spinti all'adere. Per far risaltare invece per sì, sì, sì. più spazio d'armi in Mikasa Forse Gian è stato concluso coerentemente con quello che doveva essere. Vabbè, avere sì, una, vita, alla fine... una vita normale, no, Gianni si voleva fare, sì, no. cioè, eh. fare i cazzi suoi. Gian si voleva fare i cazzi suoi, quello sì. Eh, però eh, infatti noi stiamo parlando di, di Rainer sostanzialmente. Diciamolo, io mi sto lamentando di Rainer <ride> tutto ciò Ma... c'è lui, Beh, cioè è una domanda più di... che legittima. La soddisfazione di Armin e Danny non l'ha voluta dare. Oh, a ah, proposito di questo, la figlia di Eren. Ha le no. stesse sopracciglia. No, no. andate a vedere le sopracciglia. Sono no, è di Eren. È palesemente di Eren la figlia. Bene, Ant, prima dici che. però che Dai, doveva dire la cosa del, del sogno di Eren, del capitolo 1. E poi viene a questo. Dai, Ant. Eh, dai, no. perché non deve essere la figlia di Eren? Gli ha fatto le sopracciglia in quel modo. È la figlia di Eren, dai. Vale, semente. Cioè Vabbè, non io cosa, sì, a, questo so, punto, ci... a questo punto io e ripropongo una cosa più. nel gruppo sub perché a questo punto questa è, è Ant. Ma andate, andate eh, a. Guardate le sopracciglia, sono le sopracciglia di Eren. O l'ha fatto per confermare che è la figlia di Eren, oh, oppure no, l'ha fatto. Sti, sti cazzi. no, no, Nick. Cazzi, eh, comunque, no, è la figlia di Eren, ragazzi. E allora. Gli ha fatto le sopracciglia in quel modo perché? perché? <ride> Ho visto Lei ha male. fatto... Che Isayama ha no. no. tutti i personaggi no. uguali, no. Per <ride> Comunque io sottovalutatissima la scena in cui c'è Pic per terra così, mezza morta, post, post scopata con shorts. <ride> Comunque io voglio rispondere Perché lei è attimo. stata l'unica a non parlare con Eren no? Quindi... Poraccio mi dispiace un po' cioè, però vabbè. Noi siamo meme eh... Ah sì ecco, quello, ecco quello, quello Che volevo dire ma Il flex del, um, Di Muller Che cazzo è servito Tutto, il, il, tutto la zigorolle Le cose di Muller Tutto il modo in cui la storia si è complicata La storia di Muller sì. Allora io ce l'ho okay. la spiegazione perché? in questa no, cosa, no, no, io voglio capire perché c'era bisogno di farsi complicare così tanto le cose, poi alla fine, comunque doveva essere quello che avevamo allora, con le pistole. Sense, sense, io, ti invito, io ti invito a fare questo ragionamento. Tu sei in cima a una fortezza nel deserto, mentre stanno arrivando no, dei no, cosi no. alti 60 metri che non si fermano No, no, voglio no, che no, segui il ragionamento. Ragione. Voglio avere sentito questo no, no, ragionamento, no, no, no. no, no. Tu ti sei ti lì davanti a persone che tu sai che potrebbero diventare come quei cosi. Fate tutto un bel discorso, capite che non siete poi tanto diversi. Andate per stringervi la mano. In quel momento ti si trasformano in cose enormi. Nel momento in cui vai a stringere la mano, un po' di strezza non ti verrebbe. Cioè... Io sono d'accordo con no, Alex, no. qui eh. cioè, dura, dura, dura dieci capitoli praticamente da quando comincia questo discorso a come finisce, ma è una sì. cosa che avviene in pochissimo tempo. cioè Mm, è, come, no. è, come, è come se. Eh. Sì, sì, sì Sensei, no, cazzo, rileggetelo ah, È come Cioè, di... in no, molto più stai... tempo di quanto aspetta, Però Aspetta, aspetta. quello che sto dicendo io è proprio il modo in cui la gestione di questa cosa da parte di Sayama. Cioè, se tanto è il punto di arrivo da quella era necessario spendere così tante tavole su queste situazioni. L'ha allungato dei, un po'. Fanghi, inutili. Cioè, se questo è il punto di arrivo, era necessario allora, spendere tante tavole negli ultimi cap capitoli tanzi... del manga ha allungato la tanto. cosa per da dare l'idea di contemporaneità no, con con... porca puttana ha messo tutto così allungato per dare l'idea di contemporaneità con tutto il casino che stava succedendo nel mentre va sotto che sia una sì. cosa che magari sembra che sia passato molto più tempo no, ok no, sto dicendo ma questo. è un, un espediente narrativo per far capire che queste cose stanno succedendo in contemporanea sono delle sottotrame, diciamo, no? Cioè, la battaglia sotto... No, io sono d'accordo con Alex, da questo punto di vista. Eh, no, no, ma una, una sottotrama che comunque è, i, si complica inutilmente, per dire una cosa abbastanza semplice, che sarebbe venuta... Cioè, se si fossero trasformati in gigante tanto. con l'oro, che, con loro che eh, comunque eh, non erano arrivati a nessun punto, o oh, quella era la risoluzione. Quindi per me non... Cioè, Considerando che c'erano problemi di spazio, era davvero utile far vedere tutte quelle cose con Null. Per vedere quelli che prima si puntano la pistola addosso. Poi, se comunque, il risultato è stato questo. Sì, ma se tu, se, tu guardi, se tu guardi la scena in cui, in questo capitolo, lui dice dimostratemelo per favore, è quella di uno che si è appena cagato in mano, ma che non ha intenzione di rifare lo stesso sbaglio. Gli dà un'altra possibilità, che sa che non è stata colpa loro però hai detto per favore dimostratemelo io voglio potermi fidare del fatto che in vi ristringo la mano o non vi ritrasformate per mangiarci cioè una persona qualsiasi perché comunque stiamo a parlare di un fumetto ma solo perché mm. è un fumetto non dobbiamo pensare che questi personaggi sono idealizzati è un manga no, realistico so. proprio perché queste sono persone misere come quelle vere una, una cosa del genere nella vita reale tu ti cagheresti in mano sei. Sì, e non negarlo ma perché lo farei anch'io sì, stiamo parlando, ma mettiti nei panni di Sayama io mi sto mettendo nei panni di Sayama quando parlo in, questa, in questo modo cioè, quale motivo hai sprecato così tanto spazio per una cosa che alla fine si concludeva in che modo? cioè in un modo che non c'era bisogno di tutte quelle deviazioni che ha preso la storyline fra, que, fra quei personaggi cioè già la situazione di spazio è cri criticissima La criticissima in quei nei capitoli passati in realtà e Fai mi perdi tempo su delle cose che alla fine si rivoltono capito dopo capitolo, per arrivare a una conclusione che poteva eh, tranquillamente essere, eh, cioè, una conclusione tale che quello che c'era in mezzo poteva non esistere, e questo è il punto. Allora, il Quindi discorso che ci si è un discorso la... su, non metterti nel, nel gigante, negli eli che si trasformano davanti agli occhi, ma proprio mettiti nei panni di un autore che deve scrivere un fumetto dagli sgoccioli, mettiti nei panni di Isayama. Allora, il, deve discorso il, modo in il, il discorso fumetto agli sgoccioli. Il discorso fumetto agli sgoccioli. Secondo me, c'è fino a un certo punto. Perché comunque uh, quel discorso è un po' tutta, tutta quella sottotrama è un espediente per fare tutto quel discorso che dice: Ci siamo ammazzati per troppo tempo ed era una cosa che ci poteva evitare però comunque stiamo parlando di due popoli che non si sono praticamente mai conciliati ok? e in quel momento in cui tu cerchi un punto di contatto per la prima volta dopo penso chissà quanti secoli succede che diciamo la tua fiducia viene istantaneamente tradita per una causa esterna e ok poi dopo, cioè non è che Annulla completamente tutto il discorso che c'è stato nei capitoli prima. Lui ha un attimo un tentennamento, ma non è che gli spara. Comunque, anche i soldati, lui non gli fa sparare. È un parallelismo con la scena del capitolo 10, dove c'è quello che vuole far sparare a Erenica sì, sì, ma quello ci poteva, lo poteva far tranquillamente vedere senza complicarsi così tanto ma la vita. Infatti, nei capitoli secondo me, quando, quando vedremo questa scena, animata, il punto è questo, sarà... non il punto di arrivo, è la complicazione dei capitoli precedenti. Io sto parlando del dell'utilità, ai fini della narrazione di tutto questo, cioè è stato utile vedere così, tante, così tanto di, quel, di quella storyline se comunque il risultato è stato questo? cioè proprio a livello di gestione ecco de, 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 delle tavole del manga allora, della storia del magari alcune, cose, alcune cose di questa sottotrame le avrei gestite in maniera un po' diversa su questo, ok però che, che sia stata una cosa su cui magari si è soffermato troppo, che quello che è successo nel mezzo non conta niente, secondo me non, non, non è assolutamente vero. Cioè Isayama comunque non è uno, uno, sve, uno sprovveduto che, che sta scrivendo i, i primi capitoli del suo primo manga, lo sta concludendo se lui ha voluto gestire la cosa in questo modo, avrà avuto i suoi motivi. Poi, magari in qualche intervista spiegherà anche: non c'avevo lo sbatti come l'arco del, del colpo di Stato, che era un casino della Madonna, stavo una merda. Fortunatamente, che nell'anime gli ho detto: oh, fatelo così perché almeno è più comprensibile. Ok. Potrebbe essere anche che fa una cosa del genere di nuovo. Magari la pressione del devo finire manga gli ha fatto fare scelte un po' discutibili. Però, comunque, resto dell'idea che è un fumetto. È scritto almeno tendenzialmente bene e penso che ci stiamo veramente soffermando a guardare delle cose che alla fine neanche a dire che sono cose troppo... cioè diciamo il discorso che tutto quello che c'è in mezzo tra loro che si incontrano, che se vogliono ammazzare, loro che si incontrano e fanno pace, amicizia e tutto, è una cosa molto meno forzata del dire ah non ha mantenuto la promessa fatta, allora questa cosa non va bene. Secondo me è molto più forzato il discorso, Promessa da mantenere, che c'è stata tutta una roba in mezzo che è eh, ok, potevi eliminarla. Ma dici la promessa questo di... Questo... di Falco? La promessa di Falco, ma in generale il discorso delle promesse che devono essere mantenute. Più che essere cioè, anche mantenute... ci sono state parecchie promesse. C'è stata quella di Rivai che dice, ah, io ammazzo il bestia, Erwin, quattro volte per ammazzarlo. E uno... e ogni volta, ah, non ce la fa che muore. L'ha mantenuto, sì, e che ci ha ottenuto. Cazzo, ma appunto, ma a me anche quella non è piaciuta come a... Eh, esatto. Cioè... Nel senso che secondo sì. me ci stiamo attaccando alle cose sbagliate, di magari difetti di questo... di questo manga di questo finale. Ci stiamo attaccando alle cose sbagliate, secondo me. Cioè, ci soffermiamo e... troppo su delle piccolezze che non hanno motivo di essere attaccate più di tanto. Eh, insomma, in realtà, io, cioè... io aspetto, mi interrompo un attimo la discussione perché ci sta. Eh, sto grandissimo gino del male che eh, ha scritto più che senza essere avete invitato un bidello visto di diventa discussione innanzitutto che cazzo e... c'è contro i bidelli che fanno un lavoro onestissimo e umile e quindi non si chiamano neanche bidelli volte. si chiamano personale Ata esatto eh, innanzitutto. Eh. innanzitutto poi seconda cosa come no. cazzo ti permetti porco è che se uno è in disaccordo su un aspetto lo offendi cristo dio ma che discorso è no poi voglio dire ha infiammato questa finale No, poi voglio dire, no, no, ma ci sta pure... Aspetta, no, ma ci sta pure un altro grandissimo giro del male. Sensei top deve frustrato. Aggiungerei: Porca puttana, ma dove cazzo va questo qui? Frassa è dietro un PC a parlare. Non so, manco che cazzo di faccia c'hai. Porca puttana, ma stai zitto, Cristo. Ma stai Come zitto, me fino ad puro. oggi non sai neanche se ce l'hai una faccia. Non so, manco eh, se sei una se... o una persona vera. Non ma sei, sei nemmeno se sei alessandro Campaiola. Eh, sì, potrebbe non è... essere Alessandro Campaiolo. Date, dategli link. adesso passo il link, gli posso il no, link no, no, così no. entra. Sicuramente non è Alessandro Campaiolo, perché Alessandro Campaiolo non se ne esce con queste campionate. No, Alessandro e... Campaiola sta continuando ad avanzare, non ci perde in queste cazzate. Sì, no, no sta continuando ad avanzare discussione... perché così i suoi amici possono sembrare i salvatori di questo mondo. Grande, no, devo pensarci a questa caratterizzazione, questa svolta della caratterizzazione di Aren. Ma sei col e... telefono, ma impara a parlare. Quello è il discorso. Impara a vivere. Non me ne frega un cazzo, puoi sta pure col pisello in mano al momento. Ma me ne frega niente. Impara a campare, porca puttana. Gesù Cristo, mi giro di Grazie ragazzi, aspettate, aspettate. Ultima finale. Un po' stupidino, eh? Ragazzi, sei un po' stupidino. Sciocchino. Ciao, Peppe. Uno sciocchino che si è messo a Ciao, scrivere Peppe. un paio di. Ciao, Peppe. Un paio di mh, testi un po' lunghi su Shingeki. Quindi. Non, non, però non sa lo le sue tesi. È soltanto uno che, che vuole provocare. Senza proprio dare sostanza. Eh. Ci cioè, avrà pure i suoi modi. Così, eh. Però il discorso è questo. Eh, non, cioè, non bisogna mai andare oltre. E stai andando oltre Cristo. Cioè, lui esprime dei pareri discordanti. Ma non è che sta offendendo la mamma di Alex o di tutti voi, eh. Cioè, pare che sto manca. Non lo so, vi abbia partorito e vi abbia anche trombati la madre nel frattempo. <ride> eh, io non ho capito. io mia madre la farà insultare, dal senso, sinceramente. Ma è un altro discorso, <ride> eh, io boh. Bene, Alex. <ride> Comunque, prima avevo letto un commento che diceva Ragazzi, ma l'occhio sotto Grisha nel... Che si accende, tipo Nella scan in cui si vede Grisha che eh, Eren che riesce di sei... essere libero No, questa, 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 libero. questa è Imir Che vede che nasce Eren E fa E capisce che sarà lui a Perfetto Va bene ehm... Vabbè. Aspettate, aspettate corrado intanto, <ride> spitta FX, comunque. Bene. Eh, vai senza esservi parlando. Allora, mettiamo in evidenza anche Archimede Che questa è la seconda <ride> volta che lo scrive. No, aspetta, ho sbagliato, ho sbagliato. Casino. No, eh, vogliamo chiudere. No, c'è anche che deve dire la cosa sul no, Levi. Ma non chiudiamo, che cazzo, è l'ultimo capitolo, sto qua. Fino a domattina. è <ride> sì, la cosa sull'ivai, ma che si collega anche a quella di di, 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 di fare sì, commenti così. Ah, okay. vabbè dai facciamo così se no poi diciamo, <ride> dicono che facciamo le preferenze ecco eh, vabbè dai <ride> giusto giusto eh, le promesse che non vengono mantenute è una cosa verosimile sì però come, come diceva prima Pep se non sbaglio per quanto i personaggi di possano essere persone, bisogna comunque ragionare da un punto di vista narrativo e non da un punto di vista di cose che possono succedere nel... nella realtà, quindi se tu, autore, mi rimetti in mezzo la, la, la questione della promessa di Falco, gliela fai dire a Reiner, poi fai avverare la cosa che non doveva avverarsi, ovvero Gabi si trasforma in gigante e poi ti dimentichi di quello... Di, di, della promessa, perché l'hai ripresa? Stessa cosa per uh, Levi. Uh, se tu fai dire a Levi quelle cose, lo fai ragionare sul, sull'inutilità di aver inseguito il sogno di uccidere Zik Per poi farglielo uccidere nel capitolo dopo. Vuoi parlarmi dei limiti del, dell'essere umano che è più attaccato a, a, ai propri bisogni, perché alla fine è quello di avere un bisogno di quanto non creda. Però. Hai fatto succedere quella cosa e non mi hai portato a ragionare su questo. Sono sovraletture quelle che. Sono sovraletture alla pari di quelle che eh, vogliono che Eren progenitore abbia impiantato in Eren bambino i ricordi. G quando ce l'ha detto Isayama questo, in quale momento in particolare ci ha fatto capire questa. Uh, cosa delle promesse non mantenute, uh, tipo quella di Levi? Quando Levi ha detto, oh, cavolo, però. Adesso che ho ucciso Zik, cosa ho concluso? Non c'è stata questa riflessione da parte di Rivai? Allo stesso modo, riprendiamo la promessa di Falcon Reiner. perché riprenderla nel capitolo 136? Sì, sì, sì. Perché riprenderla e far diventare Gabi gigante e poi chiuderla così? Mettiamoci nei panni di Sayama. Ri ripeto quello che ha detto Sensei: perché non stiamo nei panni dei personaggi, ma nei panni di un autore che scrive dei personaggi che non esistono realmente. Quindi. Devono seguire un certo percorso. Quindi perché Isayama ha, ha messo quella cosa lì? Vabbè, senza che aspetto risposte perché non ce ne sono, eh, non ce ne idolica. possono essere. <ride> ok. <Sì. ride> allora. Quindi astraiamoci. Da quello che possono fare i personaggi, Eren può anche cadere dalle scale e morire. È una cosa verosimile, sì. Però perché dovresti fare così? Do perché dovresti mettere in scena questa cosa, Isayama? No, no, non ha senso, quindi capito? È un discorso li di livelli su cui ragionare. No, ma non dico adesso, allora, io non dico che quella della man promessa mantenuta è una cosa che non devi fare. Però, nel senso, cioè era anche che cade dalle scale. Ok, è realistico. Però ti va a sminchiare un discorso di costruzione del personaggio, narrativa, e quella è una anche cosa che promessa, Non puoi intaccare. Aspetta, le promesse. Sono cose diverse da oh, guarda, quello si è dimenticato come ci, si sta in piedi mentre sta scendendo le scale, è morto. Quello, semplicemente. C'è. Cioè, allora, Eren che cammina è una cosa che fa lui. Le promesse non sono cose che fai tu. Perché tra quando tu fai una promessa e quando la mantieni possono succedere 3.000 cose che tu non puoi controllare. Che tu fai avvelare una promessa, che lì vai che uccide il bestia. È ok è la conclusione del personaggio di Zeke, è la conclusione del personaggio di Levi. Ok. Falco non ha una conclusione. Non ce l'ha. Infatti anche alla fine di questo capitolo vediamo che lui, cioè non è che sappiamo esattamente cosa che ha fatto. Anche Gabi, cioè fare troppe cose che, che si chiudono rende tutto molto forzato e questo è sì, sto sta di questo, se, il finale aperto facciamo... per i personaggi. Cioè che, che siano cose che narrativamente funzionano, le promesse ok, però non bisogna abusarne, è questo che sto dicendo. Abusarne troppo fa una cosa alla e abbiamo visto cosa succede, che poi lui ha in il secondo dopo, ma vabbè. E insomma... bisogna eh, saperle gestire, perché se tu mi porti a fare esatto, una riflessione esatto. su questa promessa cosa... e poi la annulli e te ne dimentichi, perché mi hai portato a fare questa riflessione se non la vai a, sì, a sì. concludere? Ma secondo me non è che è una cosa del tipo che c'è cioè per tutto il capitolo ti ha fatto, guarda ti sto facendo pensare a quel momento in cui Rainer dice a Falco oh, devi proteggere Gabi. Quindi tu sei tipo, oddio, adesso Falco sarà importantissimo. Succederà qualcosa con Gabi. Sono dei depistaggi, prettamente dei okay. depistaggi. Okay. Poi magari possono essere dei ricordi che gli arrivano così a, a caso. Cioè, comunque il discorso dei. dei... Ah, non riesco a parlare stasera però comunque cioè, un ricordo ti può venire anche così a caso cioè ad esempio tu perché ci sono più scene anche all'interno della serie di lui perché mi sono ricordato questa cosa in questo momento che ok è lui che si passa i ricordi è il fondatore che gli passa i ricordi eh, cosa senso, quello però. che vuoi però comunque potrebbe essere che in qualche modo cioè in qualche modo potrebbe essere un qualcosa che magari ha fatto il fondatore che ha una sorta, diciamo, ha lanciato un campanello d'allarme a Falco, che ha portato ha foca fatto focalizzare su Gabi, sul fatto che c'erano tutti lì. E poi, infatti, è successo il casino. Pot Questa potrebbe è essere una, una sorta di. Che sì, non lo sì, dice, questi. Però... Nessun... Certo, non lo dice, però l'autore, eh, diciamolo una volta per tutte, non è tenuto a dire ogni cosa nel suo fumetto, perché il lettore. Cioè l'autore non è tenuto a dire tutto al lettore. Il lettore alcune cose può interpretarle anche come vuole. E secondo me questa è una di quelle cose che se tu interpreti un po' a modo tuo funziona comunque. Cioè mh, mh, secondo me ci sono cose che puoi anche fare interpretare in più modi e funzionano lo stesso e non, non cambiano l'integrità della storia. E questo secondo me è uno di quei momenti. Cioè che tu... vedi Deve essere comunque l'odore ad aprirti queste, queste strade di, di interpretazione. Sì. sì, sì, quello sì. Però appunto comunque questo è un finale, non dico all'Evangelion, alla Fullmetal Alchemist, perché fare i paragoni secondo me tra opere che comunque so alcune cose non ci azzeccano proprio niente l'una con l'altra è riduttivo. Però diciamo che è un finale molto soggettivo e riflessivo. Secondo me il discorso che anche prima di questo capitolo lui abbia lasciato degli spunti un po' così... Secondo me fa capire che lui, appunto, non ha fatto quest'opera per fare solo i soldi o il manga figo dove ci sono i giganti e la gente muore, ma ha, ha trasmesso nei fumetti, nei libri, nei film quello che il, il regista, lo scrittore, il Manga, che a lui ci lascia i suoi pensieri, ci lascia se stesso in quel fumetto. Lui, secondo me, voleva, voleva lasciare dei pensieri, dei, dei, delle proprie idee senza però renderle necessariamente ehm, come si dice, funzionali alla trama. Non come Kaiyushirai che ha voluto mettere il discorso del buonismo forzato e ha stravolto la trama, Isayama non l'ha fatto, ci cioè, ha messo dei suoi pensieri così che voleva far passare, diciamo, forzatamente, ma che non hanno avuto alcuna influenza sulla trama, secondo me è una cosa che è positiva lasciare spunti di riflessione è una sorta Ma di... Tutto questo come si collega con Rainer che riprende la, il, la, la questione della promessa. Uh, allora, prima, Ho un prima che ha detto una cosa. Secondo me state entrambi facendo overthinking. Per me la promessa è stata ripresa semplicemente perché Gabby era stata riportata sul campo di battaglia. Quando se fosse rimasto sulla nave non sarebbe stato in pericolo e eh. quindi? Eh, non non vedo come quello... questo possa ah essere la risposta di Jäger. Mo, poi. <ride> <ride> cioè, boh, ha, ha ripescato quel preciso momento. E, anzi, l'ha sottolineato abbastanza bene in quell'occasione. Cioè, quelle, quel, quel preciso, quel preciso, quella, comunque, quella, premessa, quella promessa di, di Falco. Riprendo un attimo il messaggio di Banena che lo sta richiedendo più eh, volte, sì, sì, se vengo. lo trovo. Io intanto riprendo quello di bato che scrive, io vi dico la mia umile opinione. Sì. Levi... Ah sì, volevo leggere anche io quello di Cobbato. Eh, sì. Liva era meglio che morisse. Ora gli spetta una vita triste. Non riesco proprio a immaginarlo invalido ma soprattutto solo. E poi perché sta là? Boh, mica sa finale tristissimo. Anche lei se si ammazzava era meglio. Anche perché è rimasta legata a Eren <ride> e non se ne libererà mai. Armi, boh, significa Eren? L'ha fatto per noi. E quindi ha giustificato la morte di tante il nel mondo. Poi schiacciano... Sì, ma quindi secondo tutto il tuo punto che vista devono morire tutti quanti Cobbato. Liva è di E scrivi il messaggio, Banena. No, comunque, Cobbato, io ti do, cioè, ti do ragione, nel senso. Eh, trovo comunque che mh, eh, il fatto che Armin lì se la prenda un attimo bene quando Eren dica quelle cose è un po' strano perché comunque eh, abbiamo capito che è stato proprio Eren a far andare in quella direzione tutta quanta la storia. E quindi uno che si trova in una posizione di Armin, cioè, come, cioè, perché da un certo punto di vista proverebbe... Pena e compassione per, per il suo migliore amico, che si fa carico di tutto ciò. Dall'altro punto di vista, comunque direbbe: "Fratm, hai distrutto il mondo. E quindi, ci può, cioè, da un certo punto di vista, sono d'accordo con te per il discorso di Armin. No, no, però, rilacciandomi comunque alla, a quello che è successo con Eren, che ha fatto tutto ciò per portare la pace. E, alla fine dei conti, Eren non ha portato la pace perché, eh, no, no. Sull'isola para di. si stanno riorganizzando le forze jihadiste per fare bordello. Quindi Eren non sì, ha fatto. Sì, sì, in nulla. questo è stato coerente. cioè non ha, non ha fatto tutto ciò per unire il mondo. Questo no, per fortuna non l'ha. non, non, non l'ha scaccato. Siamo su, su questo punto di vista. A ah, Baneno l'ha riscritto il messaggio che dovevo rileggerlo. Beh, fammi controllare. Questo sì. sì. Secondo me stiamo travisando il discorso perdendoci troppo su alcuni punti. Pensate di più alle cose concrete a quelli che voi chiamate pochi trama. O cose non concrete più che il bel significato che ti vuole dare l'autore. Vi concentrate su quanto non vi abbiano detto come Rainer è guarito dalla depressione invece di medesimarvi in un adolescente che si vede la vita strappata per una buona causa. Ma torniamo al discorso di prima. Cioè, stiamo parlando di un'opera che è scritta da una persona, stiamo parlando di narrazione. E la narrazione ha le sue eh, esigenze. Quindi... Cioè, eh, altrimenti, eh, non ho Qualsiasi eh, discorso su, mh, su un fumetto, bas basando sul fumetto stesso, non, non ha senso. Cioè, mi sembra abbastanza... Cioè, se ti devo dire cosa succede nel fumetto, fai prima a leggertelo. Noi stiamo a fare anche riflessioni su quello che il fumetto ti vuole trasmettere. Al di là della trama, eh sì. è come è costruito. Eh sì, perché comunque il fumetto, la narrazione, segue uh, delle regole che sono flessibili, ovviamente. Non, non ci sono non dei dogmi, però segue delle, de, 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 delle regole. Comunque. Ha delle sue um, funzioni che deve non essere svolte. Ecco. No, io, Shorsi, do ragione su quello che hai detto. Eh, ma infatti il mio era un sottolineare il fatto, comunque, che non è che Eren ha fatto tutto e si è raggiunto lo scopo, ovvero la pace. Eren ha semplicemente dato il via a un processo che forse, si spera, porterà alla pace. Ed è, secondo me, anche un, anche un messaggio, comunque, forte e anche, da un, certo, un certo punto di vista, coraggioso quello di Sayama, perché il protagonista. Eh, si distrugge e distrugge tutto quello che è intorno a lui eh, e il lettore comunque eh, spera che lui, quello, il suo sacrificio non sia vano ma alla fine dei conti il suo sacrificio non è che eh, porta al compimento del tutto ma solamente di una piccola parte eh, quindi è, è anche molto secondo me è anche molto rea cioè realista come, come messaggio quello che vuole far passare Isayama sotto questo punto di vista è molto sì, sì, me... quello mi è piaciuta molto come com cosa, come conclusione, ecco. Preferito questa al fatto comunque che, che ne so, muore Eren, ne... andiamo a fatare la luce e vino. Eh, è esatto, come dice Willyx, ha portato l'equilibrio perché non ci sono più giganti, gli umani si possono scannare con le sole mani o le armi, e eh, ciao ne ha tutti, però a me non ci sono più giganti, quindi è un piccolissimo passo verso un qualcosa di più grande. È vero prescelto <ride> con le armi. Ma io veramente me lo sono goduto, non ah, è che per dire che sto parlando dei difetti non me lo sono goduto, anzi il capitolo sì, sì. mi ha scorso bene come ho detto. Eh, quindi... Ah, ehm... okay. Allora, ciao ragazzi, cosa pensate del simbolismo dell'uccello? Ehi, hey, vuoi fare una pazza teoria sugli uccelli? <ride> Porca miseria, tutto si è avvelato. Ah, a proposito di questo... <coughs> Si conferma anche che Eren era nell'uccello che Falco cerca di allontanare all'inizio della quarta stagione, nel capitolo 91. Eh, È Alex, box. intanto. Eh, Alex, Alex, no, Alex. Alex? Ok, crashato, mi sa. Eh sì. Eh sì, Forchetta, c'era, perché vediamo nei flash di Eren, nelle... non nella sì. famosa tavola dei ricordi uh, sì, sì, lo vediamo, ma in un'altra. Vediamo... Falco così visto dal pop dell'uccello. Quindi a questo punto era per forza Eren in quell'uccello, vediamo. No, non è, mm. non è simbolico. Perché se Eren lì stava vedendo i suoi ricordi i ricordi di se stesso, e anche non so se c'erano anche ricordi di altri. Che capitolo era quello: tipo eh, quello il 120. No, era quello, so. quello, quello dei frammenti. No, no, no non, diciamo. era in que... non era in quei frammenti lì. Non è ah, pure... ne, nella stessa tavola dei frammenti di ah, okay, Incasa Darmin. Armin. 100, 130 era... allora. Sì, sì. No, sì, sì. 130. La vado a riprendere subito. Eh. Cos'è sta cosa degli uccelli? <ride> <ride> Meglio che non te lo diciamo. Sì, esatto. 130. Ciao. Ah, ok, quando, oh, quando eh. parte il tanto criticato eh. da parte di un si è flash di pensieri di Eren. Nella tavola in cui si vede Eren che bacia la mano a Historia Si vedono dei frammenti dei ricordi di Eren Si vede Zeke che porge la mano Mikasa che viene a salvare Eren all'Iberia E si vede Falco a terra così Quello è il pop dell'uccello Dell'uccello dell a cui si rivolge Falco Quindi se tutti quei frammenti sono ricordi di Eren Anche quello è un ricordo di Eren Perché non dovrebbe esserlo? Quindi Eren era in quell'uccello Eren è un sì. uccione Sì, sì e tra l'altro si vede anche Bertolt. Dov'è? Aspetta, in quella, ah, in quella tavola. <ride> Ce l'avevo in mente allora questa cosa. Cioè Avete av realizzato un attimo imbarazzo? Cosa? Che, 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 che mi sono perso? Stavo a leggere la chat. Che era dal capitolo 130 che Isayama aveva um, in mente Eren indina che se ne andava da Berthold e non lo, non lo faceva mangiare. Perché nel capitolo 130 si vede Il tra i ricordi lei... di Eren e... Berthold in quel momento, quindi Berthold era lì in... Eh, Sto andando a vedere sì, un secondo che... Sì, piccolissimo tra l'altro... Cioè, proprio lui si vergognava di questa cosa tantissimo. No, vabbè. In per... questa cosa, no, perché magari l'ha messo piccolo così per non dargli troppa. Importanza. Che non sapeva, l'ha messo lì, giusto per. Vediamo, non sono sicuro di questa cosa qui. Un po' come ha fatto in questo capitolo, che voleva dire una cosa, poi non l'ha detta perché si vergognava un pochino. Ha preferito chiudere sul basito. Sto cazzo di piccione, porco due. Guarda, guarda, eh, capitolo 130. Ve lo mostro subito a schermo. Ma in realtà, aspetta, non serve che lo mostri tu a schermo. Io ho la tavola colori salvata. Fermi tutti. Faccio green screen. Aspetta. No, non quella, Alex. No, è del 130. Qua del 130 Tu è cioè quella. Ah, è vero, 122, questo, mi sa. Sì, sì. Cioè, no, no Mario, è meme la cosa di Saiyama che si vergognava. È sì, meme, sì, sì. <ride> no, non era serio, che sennò no adesso iniziano anche... No, no, vi prego. <ride> ma ora parliamo della misoginia dell'opera, ma non proprio. Non <ride> so, raviolone. <ride> no, però, insomma, è insomma, c'è Eren che dice... Dice quelle cose Poi c'è È di destra in realtà eh? cioè, basta, sua, la... basta La lega primo partito di Eldia Così Madonna sen sen Senza uh, qualsiasi cosa vede... È di destra no? È di destra sì. Questa cosa è fascista Non va mm. bene Sì no no Secondo me Guarda questa ambientazione fantasy mm, Ma bisogna capire Allora Io andando Leggo il messaggio di Banana Ah eh, ok è banana, Lo recupero recuperato. Aspetta Un'altra cosa uh. Ecco Ok, una cosa si può dire. Fermi, forse c'è anche in quella che dico io qualcosa? C'è un, uno spigolo in alta testa dove si vede la faccia del gigante di Dina. Potrebbe essere il POV di Eh no, 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 quello è il POV POV di Eren. Quando... Sì, sì, è di Eren. Ah, ok. Assurdo, ragazzi. Comunque. Questo invece è il POV di Eren dentro Dina. Porca merda. E a questo punto... Vabbè, ragazzi, però... ma queste chicche dove le trovate? a me queste no? cose fanno impazzire, mi fanno veramente impazzire. Ma... E noi stiamo solo, qua a scargarci lo... per i buchi di Cristoforo. Solo su Ristofano Treehouse, ovviamente in maniera premeditata. Non è che l'abbiamo la trovata a eh, caso. Ditemi un altro canale che ve l'ha fatto notare. Senza andare a vedere altri posti dove capire sta roba. Ditemi un altro canale, mo. ditemelo adesso. Se, la, se il caverno lo sapeva, perché l'ha letto a che parte? Lo sfido, <ride> caverna, vieni in chat che ti capiamo un attimo. No, no, Pasquale, è vicino però. No nemmeno provincia Provincia di Catanzaro Eh no Saga Perché Isayama ha deciso che Eren uh... Eren ha visto il viaggio oh, so Ragazzi il Aspettate di Andina, Così A Cappino il primo complimento della serata Aspetta lo stavo fissando Ah vai vai Ok Ecco qua A Cappino ha completato il suo Redemption Arc Adesso è diventato un ah. top fan della Loganda. Benvenuto tra No, me. Il prossimo step è quello di essere un fan del sensei. Provare, leggere le sue analisi e dire: Bella analisi, sensei. Scrivere è <ride> uno di quelli bella analisi. Sensei. Ah, ah comunque, assurdo. Sensei fino a, due, fino a due mesi fa era il top fan voi per tutti. o oh, a so, passare due mesi. Sensei, basta. Lo sappiamo che ti fa schifo, che Sensei non capisci un cazzo. Sensei va a fare il bidello. Eh, sensei, sei un pescaiolo. Eh, Madonna, <ride> distrutto. Sensei. Se sei associato al lavoro umile, però il lavoro, ogni lavoro ha la, sua, ha la sua importanza. eh, dal mio punto di vista. Quindi, nel senso, andiamoci piano, bidello, pescaiolo. HP non lo trovi su Facebook, ti ha, ti ha spammato i link. Ma vedo che ci sono tanti calabresi in chat. Bene, ah, sì. uh, incredibile. Quindi, conclusa la questione di. Ah, no, aspetta, quale conclusa? <ride> no, no, non è vero. Gli è piaciuto! Gli è piaciuto un botto di hotel! Gli è piaciuto un casino! Bombis miglior manga del mondo! Basta comunque ragazzi, io direi adesso di... Non lo so. No, aspetta, adesso che abbiamo capito che questa cosa si chiama la premeditata. A cosa ci porta? No, E ti fa capire ancora di più eh, Il fatto comunque che è stato Era far affrontare in quella... Cioè, andare a fare un'interazione in quella. In... No? Eh, ma. c'era bisogno? Se oh, secondo me. Ciò manda un po' a fanculo. La logica eh, spazio-temporale di Shingeki. Secondo me. Però, eh, da un certo punto di vista, eh, comunque, ti fa. almeno personalmente parlando, mi fa ancora di più apprezzare la determinazione di Eren come personaggio. Il fatto comunque che lui. E aveva tutto sotto controllo e avesse, cioè, come dire, e avesse fatto tutto questo grandissimo piano uccidendo se stesso e uccidendo gli altri pur di far arrivare a quel punto eh, la trama, la storia. Insomma, avete capito, quindi era in schiavo della no. storia per davvero? No, era in schiavo di se stesso per liberare Vittima gli altri degli eventi schiavo di se stesso per non far essere più schiavi gli altri schiavo della fica <ride> nel frattempo un chat stavano postando su cose calabresi va bene, <ride> sì. noi stiamo parlando di Daina, di queste implicazioni incredibili spazio-temporali e invece eh, comunque Baneina eh, il fatto è che puoi applicare questo discorso a tantissime altre opere tutte le altre opere che ci sono in circolazione e che ci sono state in circolazione per anni e non è un discorso che si applica sulla Shingeki Sai quante volte ho visto di gente che si scannava per i finali di opere che leggevo quando a me piacevano o quando a me non piacevano, cioè, ragazzi, è eh, purtroppo purtroppo è così. Ci sta poco da fare. Eh, e poi è un problema molto frequente nel, nei manga. Cioè, intendo nei Incapa serializzati, incapaci perché sì, i giapponesi non li sa. A parte questo, ma è perché comunque è difficile pensare con, ad un finale durante la serializzazione di un fumetto. Cioè, mentre stai, mentre sei. Nel corso de, de, del tuo lavoro è difficile proiettarsi al finale. Quindi, eh, da questo punto di vista si può capire la, la difficoltà di, 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 di una persona a, in, questo, in tal senso. Rispondendo a questo commento non lo so perché Isayama ha deciso di dirci questa cosa nell'ultimo capitolo e quindi l'ha cacciata così fuori dal cappello. Ci aveva pensato prima, bravo, però va bene. Hai deciso di farlo. Che è 19? Penso si riferisca a, a pagina 19 io c'ho Armin che dice ad Eren, sei diventato un assassino di massa per il nostro bene. Ah, ok. Questa okay. cosa la devo, la devo rivalutare. Cioè, ci devo pensare perché Armin era quello che mai si sarebbe commosso per un. per Eren che diventa un assassino di massa sì, per i Sì, Infatti, loro a me a quella parte lì ha fatto un po' stop il naso, onestamente. Cioè, poteva dire commuoversi sì, per altri motivi, ma mh, nel senso per il dolore che aveva portato. Poteva capire comunque. Che aveva sofferto per quella cosa. Però no, anche dici: Oh, grazie, hai messo tutte quelle persone per noi. Non dovevi. Po'. Da Armin, Genio. No, non sono nemmeno di Palmi. Comunque, Sarò non bello, sono Palmi. Mi stanno facendo di crotone di Palmi. Non sono di nessuna di queste parti. Sì, vabbè. Comunque esiste davvero l'uccello. Come, come dicevano in chat, come... che è proprio Jäger. Il con... Si chiama. Il nome o oh, comunque e... prima qualcuno. Scusami, vai, no, no, avevo finito. Ah, ok. Prima qualcuno sì, for... ha detto eh, un attimo avanti, ha detto che sì, sì. Cioè, il, il eren il più schiavo di tutti in pratica, ma secondo me in realtà non è il contrario, cioè, eh, probabilmente è anche il più libero di tutti. Perché soltanto sentendosi effettivamente libero, e potuto riuscire sentendosi schiavo, ma comunque. Eh, per rompere quella schiavitù. A cui era soggetto lui, e a cui era soggetto anche tutto il popolo di Imir, eh, si è dovuto liberare le sue catene e fare quello che ha fatto, soltanto, secondo me, secondo me secondo una persona effettivamente libera può arrivare a fare tanto, poi ovviamente si sì, è, ah, è estremizzato la si è un po' dito, l'audio. Ah, te lo chiamo male. Sì, sì. Ok, va bene, bene aspetta. Sì, sì. Sì. Eh, ok, dicevo, soltanto, però, una persona che si sente così tanto libera, estremizza il concetto di libertà fino a farla diventare schiavitù perché tu per la libertà più totale arrivi addirittura a farti schiavo di quel desiderio. Quindi Eren è un po', secondo me è un po entrambe le cose, libero e schiavo. È... Cioè è un discorso da fatto su Eren, secondo me è molto complesso. Sulla libertà e sì, schiavitù. Sì. sì, bisogna pensare molto bene. Ci deve ancora arrivare a quella parte. Questo tassello qua di Dina l'avresti analizzato uh, con le pinze. Però Eren... Comunque... Dico questo poi mi sto zitto. Vai, vai. Ehm, secondo me, Eren. Eh, comunque, prima, Rosario Che scriveva un, nel gruppo MisaSub che ci siamo fatti un'idea sbagliata di Eren eh, perché l'abbiamo visto noi sotto una certa prospettiva per tanti capitoli. E io gli do, io gli do anche ragione perché, comunque, eh, il fatto è che noi abbiamo visto per tanti capitoli un Eren che si è fatto, eh, si è fatto sempre avanti, un Eren che non si è mai fermato. E, e si è mostrato un, sotto un certo aspetto altrimenti non, sarebbe, non avrebbe mai potuto fare quello che ha fatto quindi il fatto comunque che a un certo punto magari in questo capitolo eh, si veda magari un Eren un po' out of character eh, non lo considero nemmeno troppo out of character eh, un po' sì ma nemmeno troppo perché comunque c'è da dire che noi abbiamo visto come dire, una versione falsata di Eren per tanti capitoli mentre adesso effettivamente vediamo l'Eren vero mentre parla con Armin proprio Eren che è Eren quindi sì perché è stato Isayama a non farcelo vedere in altri modi è, sì. perché Per questo non l'abbiamo visto in un certo modo Esatto, esatto, è que quello il discorso Però comunque io ripeto, il fatto che Eren vada out of character Almeno all'apparenza, secondo me non è nemmeno troppo out of character Oddio un po' sì perché comunque anche lo è anche rispetto all'Eren che abbiamo visto all'inizio del manga Proprio l'Eren sano di mente eh, Però comunque me lo lascio anche un po' passare per il discorso che ho fatto Poi facciamo 50-50. Forchetta, rispondo a Forchetta collegandomi al discorso di Eren. È la questione Armin che si commuove. Lì comunque è un Armin che sta capendo per la prima volta. Dopo tutti i dubbi avuti su Eren. Ciao Baneina, buonanotte. <ride> ehm. È Armin che finalmente ha la prova provata che Eren non è impazzito e tutte quelle cose che ha detto e i pugni che, che gli ha dato hanno avuto una, una motivazione. Il dubbio c'era, però comunque adesso è quello è il momento in cui ha questa. questa prova. Quindi. si, può, si commuove forse per questo e dice: Sei sì, diventato un assassino di massa per il nostro bene. È un po' come un. Dire ah, ma quindi capito ci, ci tieni ancora a noi. Però fa strano che sì. dice grazie per aver sbagliato, per... grazie per aver esterminato l'80% delle popolazioni e per averlo fatto solo per noi. Sì. Voglio vedere poi come l'ha detto Gecotto, però questo è il senso che mi ha trasmesso prima primo impatto la pagina. Sì, sta... diciamo che è detta male, la dice abbastanza male. Perché è Armin modo. poi. Eh sì, poi per il personaggio non ci sta molto bene. Sì, Armin dice che il gesto di Eren è un errore. Però ecco, ripeto, in quella parte lì dice sì, sì. come se dicesse grazie per aver sbagliato per noi. Sì, appunto. Su storia sono d'accordo perché mi manca, sì. cioè mi devo rivedere la sua caratterizzazione perché dobbiamo un attimo capire. Mi sfugge il perché abbia alla fine accettato di avere un bambino eh, perché storia in quel modo si è nuovamente sacrificata non per se stessa. Non è un po' diventata di nuovo Crista facendo questo, no? Comunque mh, cioè, quello che hai detto non è, è, cioè, beh, è concordabile il messaggio. Cioè, nel senso, è vero che a me e tutti gli altri sembrano fegazi del fatto che l'80% della popolazione mondiale sia morto. Cioè, nel mm. momento in cui si risvegliano da, dal loro stato di giganti, eh, grazie, Eren questa è una, una cosa che anche a me non è più stata per niente. E Poi aspetta, riprendi il messaggio perché se volevo commentarlo. E, 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 e. è tenuto in vita quasi per accanimento terapeutico. E io, mh, non, non sapevo, pensavo che l'Ivai sarebbe morto tanto tempo fa. Però, viste le cose come sono andate nelle, negli ultimi capitoli, mh, non, non pensavo sarebbe morto perché non ce n'era più bisogno. Però, sì, di base, è mi sa scelto è stato il personaggio scelto dalla signora per rimanere in vita, fra tutti i componenti dell'armata ricognitiva cognitiva, è stato scelto lui per essere, per essere quello che sarebbe sopravvissuto. Comunque non sono d'accordo con Mica sa Sottona, cioè Mica sa, insomma, mm, ha, ha sì, espresso... Ha, grazie Toschi e Reverendo. Grazie Toschi e Reverendo. Grazie ragazzi. Eh, non sono d'accordo con Mikasa Sottona perché Mikasa è quello che è un personaggio che rappresenta l'amore e lei ha giurato eterno amore praticamente ad Eren. E nell'ultimo capitolo, nel 138, lei addirittura eh, manifesta il suo amore accettandolo e accettandolo quindi deve uccidere Eren. Sì. È una cosa bellissima, cioè se non è affatto una sottona. Sì, ma no, pure io su questo qui cioè non sono d'accordo con il messaggio di Jules, ma sono d'accordo con Kenzo. Wilix dice. Sensei ringraziano Eren perché hanno parlato pure loro con lui ma off screen sì, lo so, ne sono consapevole, però comunque la stessa cosa di Armin, cazzo, cioè hanno ammazzato, hanno ammazzato ah, Eren comunque ha ammazzato l'80% del mondo, sono tutti quanti felici per, per Eren. Eren viene fatto comunque diventare dipinto come l'eroe, come un Cristo. Sensei Quindi... ti sei accorto che Cicotto sta chiedendo roba staff nella chat, <ride> 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 Ma... Vabbè, Va bene Jake Però Sì, sì. Metti l'ora E magari lo metti anche domani Per Sì sì Per ribeccare più persone Sì sì Magari a un orario di punta Cioè Perché ora è Mezzanotte Non trovi molta gente eh, L'ucciderlo Credo Sì 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 Sì, sì, sì. 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 La so Là sono prima eh, Là sono eh, Prima della, della fase finale Della battaglia Comunque Ah, vabbè. Comunque, ma nella cosa di, di... est eh, leggendo questo messaggio mi metto un in mente: no, non è vero, non esistono i hacker. me <ride> cioè, comunque, in tutto questo, non stiamo. Abbiamo... Ci siamo... Non abbiamo detto nulla, cioè, no, comunque, abbiamo skippato il discorso su sul fatto che Evan cancella la memoria a Mika. Eh, che devi dire? Basta. La puoi girare no, come vuoi, però. Sì, sì. Puoi girare la fittata. Poi, poi nascondi il dito un dito, però rimane il fatto che. <ride> è un'incoerenza. Incredibile. Devo da, Devo dare ragione a Caverna. caputtana porca. Ci ha detto, Eh, ma era. il fatto è che dando ragione a Caverna non è che. Cioè, è... Eh, ma il fatto è che, capito, è proprio a livello logico. In cosa. Non è tanto. Di Hai capito? Cioè non è il discorso che è successo, ma il come è successo. Ma intanto, senso... intanto vorrei esprimere un grosso disappunto perché sono tre ore che osservo il poster di Dimos Slayer che ha Alex. Mi sta venendo <ride> proprio il malore interiore. Eh, ce anche uno di Doctor Stone, però non l'ho appeso. Doctor Stone non, non l'ho letto, non so dirti. però, eh, Dimos Slayer. c'ho anche Beastars, le Quintessential. C'ho Beastars, va, va bene. Ciao a tutti, l'orologio mi ha ho detto che sto avanzando con i passi E ma me ne mancano 214 per l'obiettivo eh, eh, tanto esatto. basta farsi le seghe sotto la scrivania Che cazzo <ride> Ho capito che la testa di Eren è molto mm, però eh, Anche se ultimamente me l'ha fatto un po' Eren, eh, ho capito? Era eh, ragazzi Eh questa è una cosa bellissima secondo me Questo è un intervento alla lobby La lava Non è vero La lava <ride> Ah si ah, si sì, sì, Il vero. vulcano No, comunque, eh. secondo me era un modo per stare a simboleggiare... Le... No, no, erano tutte le cose che Almin leggeva sul libro ad Eren, no? Quel libro mm. del ah, mondo fuori. Eh. Sì, 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 sì sono fatti peggio trip, trip. cioè tipo per no, no, la lava simboleggia la, la, no, il cammino, no. il, per, il perenne andare avanti, no, perché no. la lava non si ferma. Ha uh, una consistenza narrativa qualcosa. Ok. Intanto, comunque, in comunque certo stasera ho fatto... non ho visto nessuno di quelli di quelli che ci criticavano per prima. aver detto che Armin e Darren dovevano. necessitavano di una conclusione insieme. Eh, eh? Esatto. Un capitolo, una metà di capitolo incentrato su questo, un mese, un mese a dirci, mamma mia, guarda, vi trovo, uno per uno vi trovo. Va bene, no, io ne ho bandato uno prima, ho bandato un utente così, che stiamo un po' esagerando, <ride> che già esagerato nella live con caverna. Mm. <ride> E quando ci sta Armin sul pontile con Annie Che stanno per trombare E poi parlano solamente È una trombata platonica Cioè se le immaginano sì. soltanto Tipo scambio di sguarri, tipo È un amore, così... un amore platonico Esatto Alex e... se lo, tieni una lo, lo, fanno, per... lo fanno nei sentieri Lo fanno nei sentieri Grande camps ti banno <ride> Ormai vabbè il dottor Sbarra. Io sia buona questo Comunque, mh... ah, rip eh, shog, shog. Ripropongo. Non so se era stato già scovato dal fandom internazionale dopo il capitolo 138, ma secondo me il destino di Mika è una chiara citazione a Elisabetta da Messina e al Decameron da parte di Sayama. Lei che alla fine decide di sotterrare la testa mozzata del suo amato e piangerlo, no. non ho mai letto no, questo manga. Io non ho letto questo manga, quindi non so che dirti, <ride> Sì, però, come ho detto, Isayama non, non, non credo abbia quegli stimoli culturali. Ma chissà, chissà. Non è chi mm, no, no, nel fiume senso... che scorre Il no, divinire di Eraclito. Di Volevo dire solo sì, questo. È il fiume. Sì, è il fiume. Vabbè, ma non Isayama sei sicuro che non... Cioè, lui ha detto tutte le sue influenze, ha fatto un'intervista lunghissima nel guidebook di, di Outside... Non faceva da sapere nessuna conoscenza di quell'ambito. No, aspetta, io sto sottolineando quello di Rosario. Aspetta, questo è una capra nel senso che è un GOT, ovviamente. No, secondo me non lo riprende. Cioè, non secondo me. Vabbè, dai, ma dire mai non lo riprende Shingeki non lo li possono riprendere otti Non lo riprende. Oh, comunque io una cosa volevo dire su questo finale, cioè che. Mh, devo dire che Iso ha cambiato abbastanza idee sul finale. Cioè, proprio come, come l'idea di quel capitolo finale si è evoluta tantissimo rispetto al 2018. Perché la tavola finale, la bozza era quella di. Oh, questo capitolo è stata utilizzata come, quasi quasi come fanservice in fin dei conti la cosa del tu sei libero intendo sì. quindi ecco mh, mh, cioè, chissà è quanto hanno questo. pagato dai per quel documentario <ride> sì, 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 erano, ovvio <ride> che hanno pagato ovvio. Eh, chissà quanto fatto... per mostrare una tavola finale che alla fine non, non è stata sì, la tavola sì. finale cioè, quindi, io, quindi aveva sicuramente aveva un'idea completamente diversa del capito del finale di Shingeki all'epoca e quindi si è rivelata essere una commercialata incredibile madonna l'unica cosa che avevo in, me, in mente era magari quel, quel passaggio quel, il fatto che ci dovesse essere il punto di vista quella spiegazione del, del, del personaggio di Eren che affrontava la radice in quel coso video. ho detto vabbè dai ci metto questo sensei oh. mm. ti interrompo per ricordarti la sera in cui uscì con la tavola stavamo nel gruppo staff con Rosario Junz, Ante e Rigras a fare le teorie su quella cazzo di tavola. E sull'audio che rappresentava l'arco finale mm -hmm. di Shinkeki quello è uscito molto dopo. Però l'audio uscì nell'estate. Il, fi il final. Eh no, però mi ricordo che ci mettiamo in mezzo anche la tavola. La tavola fine, e parliamo anche dell'audio. Mm -hmm. Di come si poteva sviluppare sì, la situazione. In sec secondo momento, sicuramente ne abbiamo parlato. Perché chiunque ne ha parlò di quella tavola. stavamo chiusissimi. Eh... Abbiamo appurato che Isayama non è Che l'anime non è il prodotto definitivo Però è vero che Isayama ha dato Qualche indicazione a quelli dell'anime Per qualche passo che lui non Reputava mh, Cioè non si riteneva soddisfatto Di quello che aveva fatto nel manga E quindi ha dato qualche indicazione per l'anime Secondo eh. voi può succedere questo Con il resto della quarta stagione? Se, se, se non è soddisfatto di qualcosa In realtà sarebbe un buon modo Di vedere se un buon banco di prova questa questa, questa, questa stagione per vedere cosa Sargama ne pensa del suo fumetto perché questa parte, quest'ultima parte qui è indubbiamente pensata male cioè non è gestita meglio male è pensata meno bene rispetto a tutto il resto del fumetto sì. quindi ehm, sarà interessante vedere quali aggiustamenti farà Sargama 6 Sargama ovviamente li chiederà quindi vediamo, vediamo. Ce ne potrebbero pure essere, però chissà. Eh, un'altra cosa: così al volo per me è zic. Per me, finora era Eren. Però devo un attimo rivalutarlo, Alex. Io ripeto: secondo me, alla fine di tutto questo, penso che. Posso dire che il mio preferito resta Eren? No? Tu? Ant, sul momento eh, l'ho ti detto ti prima. Senti di... No, no è sul momento però non si è non ti sei espresso? Eh, no, è perché devo Devo capire bene l'impatto che può avere questa rivelazione del secondo film su tutto il personaggio di Eren. E eh, se non lui chi? Zeke, ovviamente. Oh, Vabbè, okay, la top 3 è quella, questo... quindi scala il primo e stato il secondo. No, volevo far questa. Okay. Sì, no, ma Zik è... è oggettivamente perfetto. Se togliamolo oggettivamente, è perfetto. È non... Può non piacere, ma a livello di empatia però, è costruito in maniera perfetta. È sì, ha un finale perfetto, un'evoluzione perfetta, una gestione Submit! perfetta. Il personaggio oh. di Zik non ha, non ha, non ha macchie Viva la sporra! Grande dottor Sborra. Punto esclamativo Telegram. Entrate nel gruppo dei sub che facciamo cose, cose hot. Punto esclamativo Sborra. Kenzo. Eh, io volevo chiedere. Questa domanda in realtà era per te perché volevo capire come aveva cambiato il tuo rapporto con Rainer con l'ultimo capitolo visto la conclusione che ha avuto. Dio stronzo. Eh, allora, secondo me un buon. Un mio personaggio preferito. È assolutamente. Allora, prima di questo capitolo vi avrei detto o Rainer o Eren. Dopo questo capitolo ho molti dubbi, moltissimi dubbi, eh, su Rainer, personalmente parlando. Eh, è vero che per gli altri 138 capitoli è stato un personaggio della Madonna, un personaggio assurdo che ho adorato più non posso. Però ragazzi mi mancava quella ciliegina sulla torta. Per farmelo mettere proprio sopra. E quella ciliegina non c'è stata nell'ultimo capitolo. Quindi, per quanto io abbia adorato il personaggio di Rainer e per tanto tempo l'abbia amato e tutto, eh, vi posso dire che dopo quest'ultimo capitolo, per me è il personaggio che. è il, sicuramente il mio preferito è Eren. È Eren. Buonanotte Cobato. Buonanotte, Cobbato. Buonanotte. È Eren... Nonostante abbia anche lui dei difetti, però. Ho preferito lo, la, la conclusione che ha avuto Eren rispetto a quella che ha avuto Rainer. Se cioè, non la conclusione, ma lo svolgimento e la conclusione. Ecco, mm. Sì. sì. c'è un peccato per perché Rainer è un personaggio incredibile. No, io, senza ieri, ti giuro, io mentre vedevo, mentre vedevo le tavole di lui che si puntava il fucile in bocca mi veniva da piangere. Era troppo bello, Cristo. Cioè, lo, ti giuro, in, quelli, sì. in, in quei capitoli io mi sarei messo a 90 per Rainer. Sì, sì, è vero. Cioè, è un personaggio. Che in quei capitoli lì sentiva proprio tantissimo la sua umanità. Esatto. Ti vicino, caldo. Con quelli della persona, esatto. Cioè, lo sentito sì, vivo. Sì. Porca sì, puttana, stavi male per lui. Cioè, stavi, mentre in i capitoli soffrivo per Rainer. Ed è una cosa assurda. Rainer era il mio terzo personaggio preferito. Cioè, dopo Eren. Vabbè, c'è cioè Zeke in Vetta, poi Eren, poi lui, e eh, quindi cioè, a me è dispiaciuto un sacco leggendo questo capitolo vedere la fine carriera, no? che gli hanno che ha fatto Sayama. Va bene, anche quelli eh, esatto, no. esatto Faffo esatto. Eh, vai Ante Ante no, niente, non niente. 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 Ma chi Charles... ti Chiedono ancora, chiede prossima live tire list. È in programma qualche tire list okay. ovviamente. In programma. Io ho fatto una tire list un anno fa, tipo... sarebbe bello farne una ora e metterla a confronto con quella. Ok. <ride> so Shadis, okay. Gro... Shadis è un personaggio che ha una conclusione migliore di quella di Reiner. Anche... Sì, sì, anche Kenny ha una conclusione migliore di quella di Reiner. Anche Connie, anche Gian, sebbene abbiano la stessa <ride> Beh, conclusione. Eh, quella è la stessa. Sì, però per loro si adatta di più, forse. Appunto. <ride> In questo senso. In breve perché è la stessa degli altri. Non è una conclusione ricamata attorno al personaggio, ma è... Le cose finiscono, il personaggio è concluso. Sì, sì. Il personaggio è concluso non perché sia concluso narrativamente, ma perché passa tempo, perché è concluso, perché è concluso semplicemente. Cioè non, uh, non, è un, non è un finale degno del personaggio, cucito addosso al personaggio, non è un'evoluzione del personaggio. Cioè non, non vediamo una, um, narrativamente la conclusione del personaggio, è così perché sì. E si piedi in quel modo perché sì, basta. E questa è una cosa che oltre ad essere proprio una, una cosa che non va narrativamente, è uno sputo sull'occhio di tutta la, la caratterizzazione e l'evoluzione di Rainer, tutto il ciò che sarà con Rainer. Mi sono dilungato un po' troppo su quest'ultima risposta, scusate. Eren eh, ha influenzato Dina per andare a mangiare la madre di Eren. Incredibile. Cioè, ma poi... Ma ora che ci penso, mostramela questa cosa, il momento in cui Eren influenza Dina per far mangiare sua madre. Cioè, me l'hai raccontato, invece me lo dovevi mostrare, mostrare... Come si sentiva Eren in quel momento non ha avuto il Cioè peale, ha fatto cioè. mangiare sua madre Lu, Tu come minimo Oh cavolo che sto pensando adesso un, un grandissimo peccato Non aver mostrato Eren In quel momento Porca miseria Siete d'accordo? No no sono d'accordo Niente da dire Però, però cioè, vedi come Boh però, come dice Jake, comunque era una cosa già compiuta, già accaduta. Quindi, eh, lui l'aveva chiesta. Sì, già perché insegnata. me l'ha raccontata? Cioè, perché a quel punto me l'hai raccontata. Però, è un. Cioè, è, uh, no, è una di un passato indefinito alla fine. Non sappiamo quando la, la mangia. Quando influenza Dina. Di preciso, No? No, io stavo leggendo la. Vedendo il nome di Forchetta nel gruppo SAP. simpatico. E comunque. Quindi mi stavo ascoltando. Aspettano. Esatto. Pr prima di rispondere a questo risaffio, visto che abbiamo già toccato il punto. Eh, no, la conclusione di Rainer che lui alla fine torna ad essere Rainer e sano. Eh, anzi, no, che torna, finalmente diventa Rainer sano. Non ha più stupimenti di personalità, eccetera, eccetera. E alla fine. Mi aspettavo sinceramente parlando oltre a Rainer che si ammazza eh, però questo è il discorso è che mi manca quel passaggio da Rainer che era in un modo a Rainer che diventa in un altro modo proprio quel passaggio lì volevo vedere io a me è quello che manca che mi dispiace di non aver visto cioè che non doveva esserci più che altro non è che dispiace a te che è una cosa per soggettiva doveva esserci narrativamente <ride> è proprio una una, Mastro... un, una macchia sul personaggio Mostra un attimo questo. Sei, che la... su come, su come poteva essere concluso, io ci ho fatto. Ho scritto un proprio sulla mia analisi del 130. Punto esclamativo quindi. link. Andate su Facebook e la trovate lì. C'è anche su, su Instagram nel caso. Mi pesi il leggere. Ecco. Carino il parallelismo con la mantita religiosa. Comunque, non dicevamo di questo finale cambiato. Cioè, di mica sa che decapita Eren, uh, ma del finale più finale. Verità, verità assoluta. Comunque. No, ma è vero. Sì, vabbè, a parte che... sì. No, no, perché comunque. Ma era un bait fatto bene. Perché, comunque, non da nessuna parte nel fumetto c'è la necessità di sapere chi fosse il padre di... del figlio. Ma in no? generale, del il ruolo di... del padre il ruolo della figlia di Storia. Giù addirittura mi fai vedere storie che partorisce mentre stanno succedendo quelle cose. Sì. Va bene, mi hai fatto vedere che storia è partorita, ma no no intendo proprio il, nel senso la, 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 la fai da sul padre di, di ah, sì. figlio di storia e, quella lì non c'è nessuna necessità però comunque si ti ci fa pensare non, non, non è proprio quello il senso quando ti ci fa pensare non è proprio l'unica cosa a cui ti fa pensare quindi mm. eh, non è neanche necessario il, il, il avere un'identità un tra le un al padre Presto il. Uh, sta in questo il bait. Seguiteci su Instagram comunque. Sì. Su questa alla fine un'evoluzione abbastanza coerente della situazione sociale dell'isola di, sì, sì, sì. di Paradis. No, ci sta, ci sta. Si, sì, Archimede. No, è una domanda troppo complessa. Non ci riuscirei a capirci ora. <ride> io manco, mi dirò fuori. Alex, comunque no, eh, seguiteci. Oh, io ci sto pensando, su... io ci sto pensando. Se, seguiteci anche dalle altre parti perché su tutte queste cose ci torneremo in maniera più fredda e tramite post scritti. Che alla fine si approfondisce meglio. Eh. Alex, vuole dire la sua? No, <ride> eh, è vero, è vero. Questo è un casino. Un bordello totale. Buco di trama.